Gioca poker dal 2013, è giovanissimo e negli ultimi anni si è imposto come uno dei migliori poker player italiani, vincendo nel 2018 la classifica Top Grinder con un profitto di 135.000 eurozzi. Con chip galattici come Sunday Special KO per 23.000, la vittoria del Main Event delle Galactic Series per 60.000 bombe. Ormai ha trasformato la sua passione, il poker, in una professione, alternando il gioco al coaching. Nonostante sia giovanissimo, è molto saggio, sia nella gestione del bankroll, della schedule, della preparazione mentale alla sessione e in tutti gli altri numerosi aspetti del gioco. Studia quotidianamente per migliorare il suo gioco e crede fermamente che non siano solamente i risultati a fare grande un giocatore, ma la sua continua volontà di miglioramento, perché quando la run arriva, solo le menti preparate la sanno sfruttare. Diamo il benvenuto finalmente a Gabriele King Mave Re. Oh, e stavolta ci Oh, dovremmo grazie Andre, essere. ti ringrazio per avermi ospitato, lo ripeto, dato che l'altro prima non ho sentito. E grazie per questa descrizione fin troppo gentile. Ah, finalmente siamo in streaming. Allora. Vabbè, alla fine è solo un'ora di ritardo. Sì. Comunque ci hanno continuato a seguire perché mi sembra che sono sempre connessi in 88, se non sto vedendo male. Sì, a me da 88. Allora ragazzi, siamo tornati, eh. Allora, te c'hai il 6 max e dammene un altro. Allora, 6 max che sei messo bene, sei sempre primo. Allora, il buon Gabriellone 15. sta battagliando con Cigliano, Victorious e Canna 43. Cigliano lo conosco, lo conosco, gli altri due non li conosco. Victorious gioca frequentemente, invece Canna non ho idea di chi sia. Ok, speriamo che si stia fumando una canna e che sbagli tutto. Sicuramente il più ostico è Cigliano, comunque il più preparato di Eh questi sì, tre avversari. immagino. Allora, vediamo un po' i miei, dove sono rimasti. Sono rimasto in quarta posizione di 18 rimasti al Grand Knight. Sono 4 di 6 a questo Super Knight. Vediamo se siamo a premi. Siamo a premi, sì. Stiamo vincendo 75 euro, il primo premio è 500. Ero primo ma ho perso tutto, ma va bene lo stesso. Ora il fluido con la remontata col La fluido. remontada. Va bene. Allora, invece da Party Poker siamo usciti, abbiamo preso mi sembra 180 in terza posizione, sì. Ok, allora dammi un altro tuo torneo. Lotto 15, quello delle 21:45, che siamo 4 di 22. 21:45 King Mave, eccolo qui. Ok. Comunque, leggo già una domanda. Cioè, Vai, te vai in automatico, eh. posso leggerle o le leggi tu? No, te puoi leggertele e rispondertele. Ok. Auto intervistati praticamente. No, ti intervistano loro. Che ti hanno chiesto? Avrei. Se abbi giochi anche su .com, le differenze. Allora, sì. Gioco sul .com perché ho la fortuna di vivere all'estero, mi sono trasferito a Malta per affrontare quel tipo di field. Come ABI gioco l'ABI massimo sul .it, sul .com ABI 45, circa 50. Sicuramente ci sono infinite differenze fra il .it e il .com. Tante comunque le hanno già elencate gli ospiti che hai avuto precedentemente, però Dillo dal tuo punto di vista, Gabri. è sicuramente un field molto 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 più tosto, dove lo stile di gioco del fish cambia di molto rispetto del giocatore occasionale fish, insomma non è un modo dispregiativo di chiamarli, comunque cambia in maniera notevole, sono molto più aggressivi e quindi ogni spot alzano la varianza, comunque ti mettono in maggiore difficoltà, e poi soprattutto i regular Quindi sono molto. anche gli amatori sono più aggressivi. Sì. Sono più gli amatori aggressivi rispetto Aggressivi sensati o aggressivi tipo aggro retard? ai tendenzialmente aggro retard, però il problema del .com è che non avendo informazioni sui tuoi avversari, perché giochi sempre con field differenti, dato il numero notevole, può capitare che nel singolo spot
tu magari non riesci ad assegnare il range corretto al tuo avversario perché magari lo reputi sì un giocatore occasionale, ma non che magari per dire ti possa tribarellare due carte totalmente random, Ok, e questo loro lo fanno. su .com lo possono fare tranquillamente, oppure nei tornei bounty che ora sono un must. Tornei bounty magari hanno dei range di reshove per le taglie larghissimi, però tu non li conosci e quindi i primi spot magari hero foldi degli, cioè, delle maniche, sai che sarebbero call molto larghi, poi magari questi ti girano che hanno reshovato per dire un K5 suited per il bounty e quindi tu devi mettere nota e poi sperare di ritrovare uno spot contro di lui. Che è difficile perché i field sono oceanici. Sì. Sicuramente comunque il punto hit riassumendo vabbè, se volevi farmi qualche domanda per quanto riguarda Vegas, dato che magari è ragazzo più interessante. Allora, sì, quanto mi casa la presentazione. Gabi, ti ho visto giocare e buttare fuori You Watch Me Win. Sentivo che stavi scassando tutto di là nella pausa. No, Ovino, non ho scassato. Non ho scassato niente. Mi sono svapato un po' le sigarette, mi sono tranquillizzato e sono tornato. Alla fine, tutto è relativo, no? Quanti anni ha King? Ho appena compiuto 24 anni. Sei un po' un ciofanissimo. Allora, sei stato a Vegas quest'anno, no? Era il primo anno o c'eri già stato? No, è stato il primo anno, infatti è un'emozione arrivare là. Come ti sei organizzato? Che tornei hai fatto? Quanti ne hai fatti? Allora, tornei ne ho giocati molto pochi perché per la questione della tassazione. Sono uno che si fa. Vabbè, c'è una questione della tassazione che devi pagare le vincite, cioè devi pagare le tasse sulle eventuali vincite fuori dall'Unione Europea. E di conseguenza io, avendo residenza ancora in Italia, non ho voluto rischiare e ho preferito non giocare tornei sostanzialmente. Ne ho giocati solo due. Uno è stato il Allora, Little One perché, Open. aspetta, ti fermo Gabri, perché praticamente lì se te sei residente in Italia, nel momento in cui tu fai una vincita, mettiamo conto pari, vinci 100.000 euro. Che Allora, succede esattamente? esattamente non mi sono mai informato con un commercialista, però da quello che so, tu devi andare a pagare il 50% di tasse sulla vincita, tra l'altro lorda neanche netta, allo Stato italiano. Ovviamente poi ci sono vari punti di vista, nel senso che lo Stato italiano può chiederti questi soldi, può comunque non chiederti, nel senso se l'agenzia delle entrate magari non si accorge di questa tua vincita, non te li chiede, quindi non c'è proprio una legge scritta che specifica bene il tutto. Però io, essendo che sono uno che si fa un po' di paranoia, ho voluto evitare il tutto, ho voluto tagliare la testa al toro, come si dice, semplicemente andando là e giocando cash game, che è comunque Ok. molto profittevole. Sì, perché anche perché il discorso che se non se ne accorgono l'agenzia delle entrate mi sa che sarà dura che non se ne accorge. Sono talmente attenti a tutte queste cose. Allora, sei sposato, ma non credo proprio, No, neanche fidanzato no? per il momento. Ok, quindi ragazzi, se qualcuno di voi è interessato, lui è libero. No. Il numero di ragazzi. ragazze in chat, ragazze, ehi, se ci sono nascoste, ma Non più... devono essere timide. Non siate timide, Gabriele è un bel ragazzo. Oh, comunque... Ragazzi, tutti i giocatori di poker sono fighi, eh? Io lo dico. Ora, a parte me e Paco, dei miei ospiti, noi abbiamo un altro tipo di fascino, però tutti gli ospiti che ho invitato, ragazzi, erano fighi, eh? Voglio dire, Alessio Stone è un figone, Bognanni, ragazzi, Cenciarini, il suo fascino del romanaccio. Abbassa un po' la qualità io rispetto agli altri, però. No, no. Cerco di pensare. Intanto te stai giocando, se vuoi commentare le mani puoi farlo e ti chiedono se durante le sezioni mixi.com e .it non credo, no? No, perché? Sì. Sì?
Quando sei a Quindi. Malta puoi giocare sul punto it. Allora, quando sono a Malta sì, posso giocare tutte le piattaforme da Malta, quindi è bella per quello. Cos'è che volevo dire? Scusa, ho uno spot contro Le Bruno che ho tribettato. Ah, intanto qui sei 3 left. Sei 3 Quindi left ho tutte e... le piattaforme, gioco, vabbè, le stars.com, stars.es, stars.it, Winamax, Party. E chi più ne ha più ne mette, insomma. Poi vabbè, hai poker 8-8. Qui sei 3... no, siete... Sì, 3 left, ok. Payout 1000 al primo, 7,37, 5,33. Ora lo mettiamo a monitor. Sto rompendo un mega spot contro Canna, BGL. Dai, Ok. ho visto, ho visto. Ah, tu l'hai visto in diretta, Sì. giusto? Tra l'altro, veramente a checkraise sbroccato, su cbet 3-way così grossa, bella mano. Possiamo mettere una nota di giocatore occasionale a Canna. Così vedete come mettere note, Gabriele. Allora, qua BVB, tra l'altro lì sono in 3 minuti di ritardo, quindi se parlo delle mani in questo caso non lo sanno, insomma, le mani che No, ho. no, te puoi, potresti dire anche le carte che hai, tanto lo ascolteranno in chat dopo 3 minuti, quindi puoi tranquillamente dire le carte. Ti sento solamente io le carte che hai in diretta. Ok, in questo caso, vabbè. C'è un K9 off BVB contro Webrun che non ho la più pallida idea se sia call o fold. Ah vabbè, io non te ne posso dare, io non posso di No, nulla. ovvio, ovvio. Sono molto indeciso perché in questo caso l'ICM inizia a spostare un po' di meno perché la mia situazione di stack mi allarga il range di call, quindi penso di callare. Dovrebbe showare tranquillamente tutti i KX off, tutte le dame X suited. Anche tutti i jack x suited, quindi si sì, callerò. Bene, l'ho messo Praticamente di. a top range. Cioè, questa è veramente la mano più brutta che potessi trovare, oltre a sto capo. Ovviamente il top range. Io penso che lui lì ti showa proprio 100%. No, 100% non credo perché sa che so callare Sì, ma abbastanza. penso che per lì il suo range di show sia tipo l'80, cioè proprio in Nash. Quello che deve showare lui, sì, penso intorno al 75, Secondo me è una 71. roba mostruosa, secondo me il tuo call ci sta. Comunque mi hanno chiesto perché gioco il Poker Coffee di Peoples il pomeriggio. In realtà l'ho giocato questa settimana, se non erro, perché essendo in Italia non posso giocare sulle piattaforme.com e quindi apro qualsiasi cosa parta di profittevole e di carino sul punto it. Devo segnare sul report il terzo posto. Ora leggo qualche domanda, dato che ho bussato il torneo un po' meno tavoli. La tua top win è rimasta quella delle Galactic? Sì. Purtroppo, insomma, non ci si può lamentare, però ovviamente uno cerca sempre di. Aspira sempre a fare un pochettino meglio, comunque sì, per il momento sì. Ho visto che sei salito soprattutto negli ultimi 10K Games. Questa è una domanda che mi fanno in tanti, perché in pratica ho iniziato la mia carriera giocando i Sit & Go. I Sit & Go i microlimiti, quelli da 27 persone, no? E il primo anno di Sit & Go avevo come obiettivo fare Supernova. All'epoca c'era ancora Cioè, lo nel status. frattempo ti dico che siamo in 288, qui c'è ostato qualcuno, non me ne sono neanche accorto io. Chi è che c'è ostato? Cioè, 255 utenti connessi, Canelupo. Per forza. Ah, ottimo. Comunque ti stavo dicendo che in pratica ho iniziato dai sit and go e quindi il primo anno io ho giocato 45.000 sit and go da 27. E quindi nel mio grafico, quando la gente mi sciarca, vede che ho tipo 55.000 games, no? E quindi sembra che ho massato più di Ninetto in tutta la storia del punto it. In realtà non è così.
MTT ne ho giocati tipo 10.000, però si tengono giocati veramente tanti. E quindi sostanzialmente il picco del grafico è da quando ho iniziato a giocare tornei nel 2015-14, non Quindi ti ricordo. sei fatto una base molto solida nei sit, e dopo quando sei passato agli MTT hai Sì, fatto... Madonna, come sto giocando di sono merda. Hai crashato il sistema. Sì, Cane Lupo ci ha ospitato, ecco. ringrazio. E grazie Cane Lupo. Grazie mille per l'hosting massiccissimo. Scusate, ospite di Canelupo, stasera ho avuto un problema tecnico, quindi la mia skin fa un po' cagare, ma insomma il contenuto è molto rilevante per chi ama il poker. Gabriele Re è uno dei migliori giocatori italiani, fortissimo e preparatissimo, e i risultati gliene danno atto. Quindi questa è una presentazione breve, prima l'abbiamo fatta quella lunga. Vai Gabri, a te la parola. Dammi un altro torneo che siamo rimasti all'8-15 per ora di tuo. Attualmente su Stars mi sono rimasti solo l'Hot 15, il 6 Max da 15 3 stack e l'Hot 50 di mezzanotte. Allora, mettiamo l'8-50 di Non ho. mezzanotte. Va bene? Sì, dovevo la borsa di 10 bui, sì. Pronto Va parienza. bene. Joker short stack. Tra l'altro non sono, cioè, mi sta venendo qualche dubbio sullo spot che ho giocato al 6 Max 50 con Jack 9, che ho c-bet broccato sostanzialmente 50 bui, flush delle due overcard. Però credo che dopo che c-betto non mi posso esimere dal rompere sul check-raise. Non l'ho visto bene. Allora, vediamo se ci sono altre domande. LOL Marcello. Quanti tavoli giochi contemporaneamente mantenendo un buon livello di gioco? Ti fa una domanda Questa Joker è Save. una domanda interessante perché in passato un errore che ho fatto è stato mettere il tabling davanti al focus, cioè sono arrivato a un punto dove magari giocavo troppi tavoli e quindi il mio gioco di conseguenza peggiorava leggermente. Ho capito col tempo che il focus è la cosa primaria, prima ancora del multitabling. Dato che ora comunque la rake back, non ci sono più rake back di nessun tipo, quindi giocavo 2-24 MTT, però penso che esprimo il mio miglior gioco fra i 12 e i 14. Poi ovviamente se uno ne ha 8, magari un peletto ancora meglio, però 12-14 è una buona media. È un buon compromesso fra focus e tabling. Poi è una cosa soggettiva, quindi. Quindi con 12 tavole diciamo che esprimi un gioco, riesci a cogliere tutte le sfumature che ti occorrono per... Sì, direi di sì. Ottimo. Vediamo se ci sono altre domande. Intanto qui ho messo un payout su un tavolo mio che siamo in fondo. Tanto sono DGL all'Hot 50, vediamo se riusciamo a hittare, vamos. Se hai hittato, arriva il buono. Come studi il poker? Allora, aspetta, no. Mi hanno detto che c'è Pokerino 05 di consiglio. Ma questa stronzata. Qual è stato il tuo swing in negativo più lungo e come lo hai affrontato? Dagli un consiglio anche magari per affrontare momenti down swing. Quali sono le cose che Allora, secondo te gli possono aiutare? sto facendo il calcolo di quanti buy-in. Il massimo downswing 600 buy-in. 600 buy-in, ma soprattutto perché comunque li ho swingati a causa del punto com. Sul punto it 600 buy-in è veramente dura swingarli se hai un buon ROI atteso. Come affrontare uno downswing? Sembreranno frasi fatte, ma le frasi che mi sento più di consigliare sono appunto che
uno sempre concentrarsi sul proprio livello di gioco a prescindere dai risultati, cioè è una cosa difficile da fare in realtà, cioè è facile è difficile da fare perché magari quando uno in un periodo di rush, per esempio, pensa che magari sta giocando benissimo, non sta commettendo errori, magari invece in un periodo in cui ha la run a suo favore. Stessa cosa nel periodo di downswing, cioè potranno passare dei momenti in cui magari tu stai giocando un buon gioco, stai esprimendo un buon game, stai lavorando sempre sul tuo gioco e però non riesci a fare un risultato. Inizierai a farti le domande del tipo: ma sono diventato scemo? Com'è possibile? Eccetera, eccetera. Purtroppo la varianza in questo gioco è assassina. Bisogna accettarla e continuare sempre a lavorare sul proprio gioco, sia nei periodi positivi che in quelli negativi. Quando uno è in un periodo di downswing, direi cercare proprio di non farsi, di non abbattersi. Eccetera, a quel punto il consiglio è un level down, abbassare leggermente la spending per aumentare la tua serenità mentale, oppure anche prendersi un periodo di stop, che possa essere una settimana, 2 settimane, per azzerare e ripartire. Ottima risposta, Gabriele. Siccome sono uno siamo rimasti in tre e un altro siamo in zona bolla, quindi cercavo di non sputtanarli. Sì, tranquillo. Ah, tra l'altro, visto che sei con Marrapa al tavolo, sono automatico. Sì. Marrapa top massatore. Lui sì che ha fatti 40.000 tornei, secondo me. Sì. Sì. Comunque è anche un buon giocatore. Vediamo qualche domanda. Allora, qui ti dicono come studi il poker, quali software usi e perché. Allora, come lo studio? Lo studio attraverso i solver. I solver possono essere sia quelli sui range preflop, quindi io utilizzo calculator, cioè sarebbe Hold'em Resources, oppure sui range post flop, in quel caso più solver. Personalmente più solver però lo utilizzo da meno tempo rispetto a calculator. Con Quindi c'è calculator Hold'em Resources Calculator, stai dicendo? sì, Ok. sono sinonimi, cioè sono lo stesso programma. E sicuramente a un ragazzo che magari deve iniziare a studiare sui software per la prima volta, non consiglierei mai di partire da più solver perché il post-flop comunque è un mondo infinito e molto complicato, ma appunto da questi software di analisi sul pre-flop che sono più semplici, più base, insomma, iniziare a smanettare con quelli per già imparare bene i range di shove, reshove, un po' di CM. Poi il post-flop è, diciamo, un capitolo successivo, secondo me. Poi cos'era tutta la domanda? Un altro modo per studiare il poker, poi, che non è da tralasciare, è il confronto con colleghi o amici, insomma. Il confronto è quello che la fa da padrone, perché alla fine sul solver ci puoi passare quelle 5, 6, 10 ore a settimana, diciamo, quando studi tanto. Però il confronto con gli amici, invece, ne puoi fare tante ore al giorno. Io Quindi ora di pure. queste le stesse cose del confronto tra regular o altri giocatori, insomma, che ritieni comunque validi, è stata una cosa che hanno detto sia Astone che Cappelletto. Quindi, ragazzi, un gruppo di studio, anche a mio avviso, è molto importante. No, è proprio la base, cioè io ringrazio il giorno in cui ho deciso di lasciare casa e trasferirmi a Malta, perché a Malta ho trovato un gruppo di ragazzi con i quali ho iniziato a confrontarmi che mi hanno fatto fare il salto di qualità, cioè ho imparato un sacco di dinamiche nell'arco di 6 mesi, per dire, dinamiche che non avevo mai pensato, affrontato, eccetera. Ok. Questa è una bella domanda. Ok, credo che ti fossi messo a studiare. Consigli per tirare su il bankroll?
domanda un po' strana, consigli? Sicuramente, vabbè, per fare bankroll partire dai livelli che uno si sente in grado di battere, a prescindere da quali essi siano, se possono essere i sit-and-go da 1 euro, da 50 centesimi, i tornei da 10 euro, i tornei da 100 euro per dire. Partire da un livello che uno crede di battere, iniziare a massarlo e pian piano, giocando il roll sempre, uno cerca la scalata. La domanda giocatore preferito. Non ho il giocatore preferito. Non ho un giocatore preferito. Un giocatore che mi ha fatto appassionare a questo gioco, direi Phil Ivey. Tanto siamo TGL al 8.50. Quando dice siamo DGL vuol dire che siamo di good luck, vuol dire che è andato all'in. Traduco il pokerismo per chi magari non è super pokerista, che magari viene dall'hosting che ci ha fatto Canelupo. Noi quando parliamo in pokerismo, come si chiama? In pokerista, come si dice? In slang pokeristico, la gente non ci capisce mica. Io me ne rendo conto quando parlo con i miei amici. Capisco, cioè amici extra poker, dico. Mi sono trovato bene all'Hot 15. No, Ci hai trovato bene da volappato? Molto bene, noi siamo felici. trovato bene nel senso opposto. Ah no? No, veramente questo assalto, ma che ha fatto? Prego, guarda la mano. Ah, l'Hot 15, credevo all'Hot 50. L'Hot 50 è da voappato o sbaglio? Sì, O l'Hot 50 abbiamo vinto flip 10-10 a no? suo genere. Infatti guardavo quelli. All'8 da 15, King top, ha deciso che al turn si voleva giocare tutto con Bila. Allora rimettiamo. Te tanto stai pushando le ultime Yeah, chips. Vediamo come va. Quali sono le più grandi differenze tra il poker online e quello live? Ora te lo posso dire perché avendo giocato 2 mesi a Las Vegas solo live posso rispondere a questa domanda. Vabbè, in realtà il gioco ovviamente è lo stesso, ma le dinamiche cambiano. Live hai la fortuna di poter prendere veramente quelli che sono i tell live, cioè i giocatori occasionali live ti danno molte, molte, molte più informazioni proprio a livello visivo. Se guardi semplicemente come si comportano al tavolo durante la mano, veramente i giocatori occasionali commettono degli errori clamorosi. E quindi live puoi sfruttare queste loro leak, mentre online le leak le hanno lo stesso, però sono più lievi, come può essere il timing, quanto pensano in uno spot prima di prendere la decisione. Quello ti può dare informazioni, però live ne è molte, molte di più. Te come stanno andando i tuoi FT? A uno sono uscito chiamando un restyle aperto da bottone, ha restylato 19 blind, ho chiamato con K-Jack suited, aveva asso 2 e ha vinto lui. E non era ancora a premi. Questo siamo 3 left e... Ho appena visto in diretta una tua isolation con 20 bui con 3-2 off. Apprezzo il coraggio. Sì. Sì, perché è già troppe volte che limpa. Sono di Gella ancora all'Hot 50, sempre contro lo stesso. 7-14. Questo è uno spot che posso cercare. Double up di nuovo all'Hot 50. Questo fa interessante. Bene, mi devi dare. C'è un altro torneo oltre al 15. Che non ci sei più. Il 15 non ci sono più. Puoi aprirti il 15, 6 max, 3 stack. Siamo. Però ovviamente siamo ancora 37 left. Però è scoperto. No, 35 left. Ho appena scoperto la bolla, non male. Vabbè, tanto almeno ci mettiamo qualcosa a monitor. Il 15 3 stack. Ta-ta-ta. 15 2 6. 3 stack, eccolo qui. Ah. È 6 max, quello del 23.
Sì. Quanto hai lì? In questo momento 96. Wow, sono DGL in uno spot fantasic su un'altra room. Oddio, ti prego, Holda. Please. Vamos. Allora, fammi vedere come è andato questo spot. Ok. Tipo, ora appena colmucato al 15 6 max, uno spot sick in cui, vabbè, loro lo vedranno fra poco, lo vedranno fra un po', comunque ho 6-6, ho checkato back il flop. Il motivo è che comunque dobbiamo bilanciare il nostro range di checkback mettendo range anche della roba strong. Ovviamente checkback il turn che è una scary. E nonostante River abbia bettato molto grosso, sono al top del mio range, quindi non posso foldare questa mano. L'hai giocata ora su al 6 max? E Sì, non dove se, lui ha se andate a toccato. showdown? Io ho muccato però, quindi le mie carte non si vedranno a Ah, showdown. ok. Ah, Questa perché avevi sorta. 6-6 te? 6, 7, 8, 10, asso. Ok, hai foldato river. Sì. No, ho callato lì. Ho Hai callato river. cercato back flop e turn. E Ah, ok. ho callato lì. Allora, fammi dare qualche domanda. Questa ci tengo a rispondere. I nomi dei tre reghi italiani più forti che grindono da Malta. Ci tengo a rispondere perché sostanzialmente sono. Penso che sia. No, in realtà c'è anche Camush. Quindi sì, metterei sicuramente il più forte, Enrico Camush, What is Love, che spero che prima o poi avrai l'opportunità di ospitare. E L'opportunità. ora lo chiamo e sento se gli piace, cioè se gli fa piacere, a me farebbe molto piacere. Lo chiamo, questo che sta pushando 11 blind, Kjack suited, siamo sopra il suo range, 10-9. Abbiamo preso il jack e regge e andiamo in heads Hai gustato Marrapa o up. Barabba? Marrapa. Quindi siamo heads up contro Barabba, 500 al primo, 330 al secondo. Ce l'avevo messo il payout, Stavo dicendo, comunque, sicuramente Camosh è il più forte attualmente, il più preparato che gioca da Malta. E poi come secondo metterei un mio amico, cioè Spizzico 89, che penso avrebbe sentito. sì. Sì, anche visto, perché comunque gioca anche. Io lo vedo giocare anche sul punto it, Sì, sul no? punto it lui gioca veramente solo i tornei migliori durante le series. O no? Lui gioca un ABI molto alto sul punto com. Poi come terzo direi Ma che sì. Spizzico 89 c'ha anche un nome proprio o. Sì, Darius. Ah. Dario Marinelli. Che Ok, sì, lo c'ha tra sotto. l'altro ha dipranato il main WSOP quest'anno. Non ha fatto secondo come altro Dario, ha fatto cento e qualchesimo. Grazie Iova per i bit. Un follower che tra l'altro è anche uno streamer ci ha mandato dei bit per farci il tifo. Valuta di Twitch, il bit. Ah, non conosco. Vabbè, comunque l'abbiamo ringraziato. Ok, hai detto Marinelli e poi hai detto Camosh e. Terzo, sono combattuto nel senso che metterei più o meno alla pari altri due miei amici che sono Zio Toto 94, Domenico Gala, penso che lo conosca, Sì. anche se l'avrei sicuramente sentito nominare. E Luigi D'Alterio, Giulia. Sì, Il Giulia, sì. E anche loro sono residenti lì, stanno lì per giocare sia, cioè per giocare prevalentemente sul punto com, via. Ok, e quindi anche loro giornate a studiare il poker, perché penso che se giochi sul punto com devi fare così, no? Agri? Sei d'accordo con me? Sì, condivido studiare, discutere, massare, sono tre punti chiave.
se uno vuole cercare di sfondare in quei field. Adelogu ti chiede, quando hai capito che il poker poteva diventare anche il tuo lavoro? In realtà ho un po' azzardato, nel senso che, vabbè, l'età me lo permetteva, però per dire, quando io mi sono trasferito a Malta ero staccato, cioè non giocavo ancora con i soldi miei, ma ero uno staccato di poker magia, e a livello di roll, diciamo, è stato un po' azzardato questo passo, però per fortuna è stato poi tutto in discesa. Quindi diciamo all'inizio hai avuto una run fortunata che ti ha permesso di costruirti un bel bankroll e poi dopo proseguire nello studio, giusto? Sì, ho inseguito il mio sogno, diciamo, e poi per fortuna si è realizzato. Quindi ragazzi, inseguite i vostri sogni. Sicuramente. È la prima cosa che cerco di, cioè, che cerco di dire ogni volta che torno qua nella mia città con i miei amici d'infanzia, che magari a volte, sai, noi abbiamo la fortuna di fare una vita un po' diversa, no? Certo. Loro invece fanno una vita più, tra virgolette, normale, però spesso li vedi magari che avrebbero voglia di provare qualcosa, qualche cambiamento, ma poi non ci credono fino in fondo. Io sono sempre il primo che cerca di spronare e dirgli: guarda, sei ancora in tempo, è giusto che tu provi, devi cercare di realizzare la tua felicità. Cioè, se non lo facciamo ora, soprattutto che parlo per me, però dico, quando un ragazzo è sotto i 30 anni, voglio dire, ha ancora il tempo per poter provare diverse cose nella propria vita. Magari ora. Quando invece una persona, una famiglia, deve fare scelte più oculate, o comunque pensarci più volte prima di fare qualche cambiamento drastico. Eh sì. Ok, t'ho ripreso sul tavolo del 15-3 stack perché t'avevo perso. Vedete, questo mi sta facendo degli sciovoni di 30 blind ogni colpo. Dai, ma perché non holdano sto spot? Che tilt? Rocco ti chiede, quando hai vinto 60.000 euro, qual è stata la tua reazione? Io come minimo mi arrestavano. Che avresti fatto, Rocco? Scusa. Com'è stata la mia reazione? Tanta adrenalina, sul momento neanche ho realizzato, perché calcola che la mia vincita maggiore fino a quel momento era il Sunday Special che avevo vinto, che erano tipo 20 e qualche mila euro. Quindi capisci che c'è una bella, bella differenza. 3 volte la maggiore vincita ottenuta in carriera, quindi una fortissima scarica d'adrenalina. E poi ho festeggiato per una settimana sostanzialmente. In realtà il giorno successivo, cioè, ho continuato a grindare i giorni successivi, perché c'erano dei tornei, era un periodo di series su .com, però ovviamente poi i weekend ci siamo dati alla pazza gioia. Tanto sono di good luck al lot 50 contro Andre Monta. Ok, abbiamo i jack che holderanno tranquillamente. Eccolo lì, perfetto. Molto bene. Molto bene. Andiamo a double appare e andiamo. Ah, intanto comunque al lot. No, che dico? Purtroppo ho perso un zap a un altro torneo che però, cioè, i nick delle altre room non li condivido, cioè cerco di tenerli segreti perché comunque sono un vantaggio se gli altri regular non conoscono la tua identità. È un consiglio che sinceramente do un po' a tutti. Ok, quindi sei Fantastic su 888. No. Questo no, questo ce lo puoi dire. O forse sì, però. Bleffaccia da poker. No, io non ho limp collo. No, lo aspettiamo al varco, tanto quando fanno questi sciovoni poi fanno anche gli errori. Stone fold.
al 15 6 Max abbiamo uno spot interessante, Ok, vai. che ho difeso un 8 e 7, è andato check check flop. In teoria un giocatore sensato dovrebbe avere nel range di check back anche tanto overpair, invece Venace mi aspetto che una parte dell'overpair le vada a cibettare, quindi posso sicuramente ridare il turn for value. Asso alta, penso che cali Enis Heights al turn, la singola Tanto street. lui reshova K3 e noi vinciamo e quindi siamo praticamente in dirittura d'arrivo. Vai, vai, vai. Allora, dicevo che al turn mi aspetto che quando checka back il flop, tutti gli assi alti del suo range li vada sempre a callare, a prescindere dalla size, perché la singola street la deve callare asso alta su board pairato. Io qua posso avere tanti miss, cioè tanti progetti, flush, draw, bile, gutshot. Ora river è interessante perché il K comunque improva alcune mani del suo range. Però che checka back flop secondo me c'ha solo asso K. Dico che improva river perché K-dama tendenzialmente vanno a cibettarla flop di solito questi giocatori. Quindi sto pensando se voglio bettare, cioè penso di voglio bettare, sto pensando la size. Dato che ho PSB potrei sia sciovare, polarizzarmi o meno. Qua vado a vedere quanto ha di call. Credo che comunque preferisco non polarizzarmi e fare questo size. Vediamo se ha avuto una buona lettura sul nostro avversario o meno. Che Ok. reso. A posto. Vabbè, sicuramente quando gioca così, quando non ci betta flop, calla turn, sciova river su queste mie sides che sono ai suoi occhi committed, non mi aspetto abbia mai bluff. Quindi col nostro 7 non possiamo assolutamente bluff cacciare. Quindi possiamo in serenità foldare. Avrei fondato anch'io. Noi nel frattempo abbiamo vinto il Ottimo. cinquecentino del. Quindi ora il palcoscenico è tutto tuo. Ma tu quanto spendi la sera quando giochi? Ho Ma visto che hai due partite. infrasettimanale tipo 500, 550. Stasera un pochino meno perché di solito quando c'è l'ospite mi prefiggo di farne pochi. Poi alla fine faccio sempre troppi perché dopo. È difficile, capito? Quando arrivi che entra l'ospite e te c'hai. Tipo stasera che avevo runnato discretamente su vari tornei, c'hai troppi tornei, poi c'è un problema tecnico e dopo succede un casino. Insomma, alla fine l'abbiamo risolto. Comunque 500 diciamo in media infrasettimanale e circa 1000 la domenica. Sì, perché appunto tu fai una schedule particolare, nel senso giochi poco stars da Gioco quanto ho poker visto. stars, sì, e faccio praticamente tutti i major delle altre. Il NOS generalmente lo gioco la sera. Quindi noi ora abbiamo tempo per. Cioè abbiamo un layout che è una merda assoluta. Cioè, non so se te lo vedi, è bruttissimo, però vabbè. A me non dispiace in realtà, però No. non ti vedi te, quindi. Ah, non c'è la mia. Non c'è la mia camera, è uguale. Qui ma non c'è la mia camera, ci si può anche mettere, abbiamo anche spazio. Allora, qua al 15-6 Max, direi che shove comunque questa mano. Close. Qualche domanda? Allora, ce n'era. Preferisci tornei KO classici? Preferisci tornei KO e i classici freeze out. E come date il tuo gioco sull'uno e sull'altro? Quindi KO o freeze out normale? Preferisco i freeze out, ma sicuramente KO il field è più semplice perché attrae di più il giocatore occasionale, più emozionante. Gli adattamenti principali sono appunto che in un torneo KO, essendoci le taglie, i range di call agli all-in si allargano, in base alla fase ovviamente si possono allargare più o meno, in base alla taglia idem. I range di shove in alcune dinamiche però di conseguenza vanno a restringersi perché il tuo avversario dovrebbe callare di più, quindi il tuo adattamento principale è restringere leggermente il tuo range di shove.
C'è una domanda importante di Ciavolo92. Minchia, fa le stronzate a Iti e poi va dicendo che Marraca è un buon giocatore. Quella sotto. King, ma almeno si ficca a Malta. Ah, è stato bello conoscerti, vuol dire che lo banni per una scritta, cioè quando scrivono queste cose qua li banni. È Ovino che gli dice di non scrivere stronzate. Non occorre neanche che le leggi queste stronzate. Io. Quanto tempo ci hai messo a scalare labi.it? Sto pensando, un anno e mezzo tipo, forse 2 anni, no, 2 anni, che dico, cioè 2 anni di quando ho iniziato a giocare i tornei. Un'altra domanda importante. Secondo te c'è bisogno di prendere un coaching per arrivare a un livello buono e per velocizzare l'apprendimento del poker? Sicuramente sì. Perché purtroppo leggo ancora tanta gente che magari pubblica annunci del tipo che libro mi consigliate, robe di questo tipo, ma attualmente il poker è un gioco in continua evoluzione, un libro pubblicato dopo un anno diventa già leggermente vecchio, dopo 3 anni è già vecchio, voglio dire, già old school, quindi i libri sicuramente no, ci sono tanti contenuti interessanti online, video eccetera, corsi, però comunque sì, un coach privato... È la chiave per il salto di qualità, a mio modo di vedere. Cioè, io l'ho fatta grazie a dei coach, il salto di qualità. Ok, quindi questo è il tuo parere, perfetto. Franz Jean ti chiede, bestemmi più di Caterina in game? Ora Caterina è un altro streamer che c'è qui online, Kate99, che probabilmente smoccola online, non lo so perché ci ho parlato qualche sera, gli ho fatto anche qualche raid, ma non l'ho sentito smoccolare. Ogni tanto impazzisce. Ogni tanto impazzisce. Andrea Scalto tenta a doppietta. Andrea Scalto è un mio follower, tra l'altro è il ragazzo che mi ha anche aiutato a costruire il layout che usavamo prima, non questo qui così incasinato. Quindi sarà disperato ora vedere questo layout, dirà. Sì, forse non è concentrato sul layout perché oggi è arrivato terzo, credo, a un torneo turbo, sicché è tutto galvanizzato, allora ha detto che tenta la doppietta. Dopo il terzo di oggi. My skin ti chiede fai palestra? La palestra è fondamentale per fare solo. E poi ti chiedo anche un'altra cosa. Fai una preparazione. Allora, te sei un giocatore di poker. Intanto sei all-in con Jack 9 contro 8-9 e lui prende un cazzo di 8 e te sei out al 6 max. Ce n'hai un altro di tornei oltre all'Hot 50? Vabbè, mi apro lo 56 Max, Ecco, bravo. che non l'avevo ancora E poi aperto. torniamo sullo sport, è il poker. Sì, lo sport è fondamentale. E ora ce ne parli. Allora, intanto che siamo end by end all'Hot 50 Turbo, andiamo a vedere il payout. Ah, siamo in forend. Sì. Ah, ah. Ah no, è già finito. Quindi sei ITM e questo è il payout. Sei in una mano? Sì, BVB è un limpato di Mr. Prinko. C'ho Sì. 10-5 off, easy fold al Ok. flop. Quindi K6-3 è un buon flop per lui per cibettare comunque. K6-3 Rainbow, sì, super. Logic solver. Ma per quanto riguarda la palestra, sì, faccio palestra. A Malta ho la mia routine, tendenzialmente cerco di allenarmi almeno 3 o 4 volte a settimana. Poi ci sono i periodi magari in cui uno va leggermente di meno per motivi di lavoro, di viaggio, eccetera, però sicuramente sfogare, cioè, a livello tecnico non so bene i processi chimici che ci sono nel nostro corpo, però quando tu ti sfoghi con la palestra, poi anche in sessione sei molto più rilassato, riesci a esprimere un gioco migliore.
Quindi comunque lo usi anche, lo sport lo usi anche come, diciamo, una sorta di aiuto nel tuo lavoro, no? Un po' Sì. come uno stacco che ti lava la mente, magari, non so, io mi faccio conto, stai una giornata 3-4 ore su un solvere, il cervello ti fuma e te ne vai a fare una bella sessione in palestra e magari... Sì, dove stacchi il cervello e senti lavorare il corpo più che altro. Cosa che quando sei al computer è l'opposto. Esatto, anche io ultimamente, specialmente negli ultimi 2 anni, mi sono rimesso a allenarmi e mi serve tantissimo, secondo me, anche a livello di rendere durante le sessioni. Mi piace anche farlo, non ne ho fatti molti di live, tra l'altro ne farò diversi ora. Da ora in avanti, ma prima di un live mi piacerebbe fare l'allenamento. Lo feci a Nuova Gorica, lì vicino al Perla, c'è cioè una palestrina all'aperto, tipo a 1,5 km. Eh no, è andata, all'ho 50. Comunque dicevi? Prima del torneo andai a farmi la corsa e l'allenamento in questa palestrina all'aperto, che è una roba spettacolare. Poi dopo doccetta e dopo si parte per il torneo. Secondo me rendi molto di più, ci arrivi bello rilassato, bello fluido, come dico io. Sì, è proprio tutta un'altra cosa. L'ho fatto. Lo facevo a Vegas, che nel residence che eravamo la palestra. Quindi poteva capitare che pre-sessione andavo ad allenarmi. Poi l'ho fatto in alcune trasferte live. Esprimi tutto un altro gioco e la vivi anche proprio meglio stare al tavolo Anche te, allora otto. anche a te c'hai questa cosa qui, insomma. Ma dicevi, anche al tavolo stai? Quando in un torneo live magari dal tavolo devi stare per 8-10 ore al day 1, se prima ti sei allenato, le ore passano anche molto più in fretta. Almeno questa è la mia sensazione. Ah, anche la mia, anche la mia. Allora, io ho l'O56 Max Turbo, tu attualmente. Dall'altro Sì. sei uscito ITM. È aperto l'830, se vuoi aprirtelo, ma siamo comunque early stage, quindi. Va bene. Tanto qui ci mettiamo questo così non ti perdo. E andiamo a vedere l'O30. Tanto devo segnare sul report l'ITM dell'8.15. A te ti segni, te come stai facendo? Vedo che c'hai un report, ti segni tutte le... Dici com'è il tuo metodo per segnarti la sessione giornaliera. Segnare i tornei, i vari buy-in in caso di rientri e poi i vari TM in modo tale che tieni un report di tutti i tuoi risultati. Non tanto per sapere in ogni attimo quanto uno stia perdendo o vincendo, che quello devi cercare, bisogna cercare di lavorarci, di staccarsi da quel fattore, ma per essere comunque, che ne so, a fine mese, farsi un'idea di come è andato il mese, a fine anno, farsi un'idea di come è andato l'anno. Quindi anche te giochi senza add. No, io gioco con Old Manager. Ah, però l'old manager le segna queste cose. Le segni lì. Sì. No, io ho un file Excel dove mi Ah. segno tutto. Old Manager segna le cose, però su alcune room non va, Sì, è su altre vero. fatica, quindi non è così attendibile come poi possiamo essere noi se ci segniamo le cose noi. Sì, no, in effetti l'old manager devi a ogni fine serata, se vuoi che sia attendibile, devi andare a vedere se non ha fatto cagate. Tipo ti ha messo un rebuy di 1.000 euro su un torneo da 50, roba del genere. La palestra è fondamentale per voi che fate sto lavoro. E Joker gli dice: la palestra è fondamentale per tutti in realtà. Penso che intenda lo sport in generale. Eh sì, infatti sottoscrivo lo sport in generale. Sì, la penso. Il reg più forte del punto it, l'abbiamo già detto prima. Più o meno sono gli stessi perché per essere, cioè sicuramente un reg che si confronta sul punto com a livello tecnico deve essere più preparato di 1.it, quindi ti andrei a dire più o meno gli stessi tre nomi. Terziani non lo mette in top 5.
Terziani in top 5, sinceramente penso che attualmente ci siano reg più preparati. Non dico assolutamente che lui sia scarso, questo non è molto preparato a livello tecnico, però penso che attualmente ci sono ragazzi ancora più preparati. Quindi comunque se io ti dicessi che se te oggi sei fortissimo, però smetti di studiare o ti metti a fare qualche altra cosa, probabilmente tra 9 mesi non sei più allo stesso livello di chi è andato avanti con l'evoluzione del gioco. Sì, sicuramente. Io in primis cerco di tenermi sempre aggiornato per evitare che questa cosa accada, perché può accadere veramente dall'oggi al domani. Quindi comunque diciamo, un giocatore di poker professionista deve sempre e comunque mantenersi aggiornato. Poi a mio avviso anche perché comunque se te continui nella fase di studio il tuo cervello continua a lavorare sui processi che poi dopo ti servono da mettere in atto velocemente quando sei specialmente online e cioè vedi le cose più in profondità rispetto a, non lo so, se hai studiato un anno e mezzo fa e poi vivi di rendita per dire. Io la vedo così. Sì, abbiamo lo stesso punto di vista. Allora, ma sì, ma soprattutto per loro che ha live lo di Ted, perché facendo sport il sangue circola meglio e quindi hanno più ossigeno per il cervello. Beh, questa comunque potrebbe essere anche una realtà. Senti, Gabri, c'è un po' di pausa. Io me la prendo, prenditela anche te, metto in pausa qui il video e vado a Ok. fare una bevuta, una svapata, eccetera, eccetera. A tra pochissimo.
Ok ragazzi, eccomi tornato. Eccomi tornato, mi sentite? E ora che mi si è abbassato un po' il livello di adrenalina, vedo se ce la faccio a farmi ricomparire anche me. No, non ci sono io. Non compaio. Perché non compaio? Ciao Gabri, bentornato. Ciao Gabri, bentornato. Volevo vedere, ora che mi si è abbassato un po' il livello di adrenalina e non sto più giocando, se riesco a comparire anch'io. Non voglio assolutamente provare a rimettere il layout di prima per evitare i casini, ormai rimaniamo così anche se non ci sono, altro c'è la mia voce. Però vorrei provare a comparire. Allora, aggiungi. Dispositivo di cattura video. Ok. Perché non me la prende? Sai che faccio? Ora la stacco e la riattacco. Tra l'altro sono tornato da una settimana e più da Vegas, ma ancora il fuso orario. Faccio fatica a riprendermi, incredibile. Quindi lì c'è. Sono 8 ore di differenza, ora non ricordo se avanti o indietro. Però, tipo, io di solito sono abituato ad andare a dormire alle 5, alle 4, alle 5, alle 6 di mattina, no? Cioè, per me fare le 2 di mattina non è faticoso di solito. Ora invece arrivo alle 2 di notte che mi si chiudono gli occhi. Non ti sei ancora ripreso. Vinci sto colpo. Ok. Ho 50. Quant'è che sei tornato? Non è molto. Lunedì scorso, quindi 8 giorni. 8 giorni. Allora, vediamo un po' se sono altre domande. Lo sport ci manda l'ossigeno al cervello. Abbiamo detto che è giusto. Quanto hai vinto come massimo in un mese e quanto hai perso sempre in un mese? Non è che sia molto interessante questa domanda, ve lo dico io. Comunque, vabbè, se ce lo vuoi dire, tanto. No, più che altro non è interessante perché Sì, è infatti. soggettiva, voglio dire, perché ci sono stati mesi, magari, cioè, il mese in cui ho vinto il torneo da 60.000 euro, per dire, è stato un buon mese, no? Però non vuol dire che se, allora, cioè, non ho mai fatto altri mesi del genere, quindi non è indicativo. Rocco, cioè, uscivo e sparavo in aria. La Malta si può giocare anche sul punto com? Sì. Quanto sei vince da tutto, da quanto è iniziato? Abbastanza, Rocco. È un giocatore vincente. Fantastic perde miliardi al mille. Quindi spero che non sia lui. Preferisci tornei KO e classici frizzati? A questo abbiamo già risposto. Fai staking coaching. E poi un'altra cosa che ti... Chi sono stati i tuoi coach? Questo te lo chiede Kingre. E un'altra cosa che ti chiedo io. So che te hai aperto una scuola di poker o c'hai un Sì. progetto di farlo, insomma, parlacene un po'. Io nel frattempo provo a staccare la telecamera e riattaccarla, e te rispondi pure alla domanda. Il progetto si chiama Smash the Game, è un progetto appunto fondato e sostanzialmente è un, se uno vuole chiamarla scuola, ma in realtà è un progetto di staking coaching per MTT gestito da me, quindi io finanzio, cioè cerco ragazzi da staccare, da coachare per farli scalare i livelli. Attualmente solo sul punto it. È un progetto che ho aperto da ormai 8 mesi. Ho attualmente tipo 5 ragazzi.
stanno ottenendo dei buoni risultati, insomma, dei discreti risultati. Sono abbastanza contento del lavoro fatto e sono sempre in cerca in realtà di candidati nuovi, però faccio un'attenta selezione per staccare la gente sostanzialmente. Perché comunque mi è capitato di avere esperienze non bellissime, quindi è giusto cercare di fare attenzione e tutelarsi. Sullo stacking stai parlando. All'Hot 50 ho perso un pot veramente grande, culerato. Eh sì, ho visto. Tra l'altro guarda come ha giocato Yassi al cappone. Io mi sentivo un signore quando ha showato diretto 30 bui con Assi, quando aveva sto capo. È Perché in teoria vero. non 3-bet showano mai diretti, mani come Asso Asso KK, così. Di solito il loro range quando giocano così è 9-9, Quindi tra 9-9 hai 40 blind e lui show diretto. c'è un open e lui 3-bet showa diretto Ah, ok, 30. Però sì, l'ho appena visto. vabbè, un easy call da parte mia. Ha un po' unlucky che aveva gli assi, però GG. Vabbè, che devi farli. Ale, tornei KO, gioca, l'ho già risposto prima. Alemic, comunque ciao, Ah, Andrea ha bustato già tutto. volevo rispondere solo a una domanda Sì, che l'hai vai. letto prima. Chi sono stati i tuoi coach? Che così lì è un modo per ringraziarli, insomma, per tutto quello che hanno fatto per me. E il mio primo coach MTT è stato Angelo Mirabella. Poi ho avuto Andrea Panarese, al quale lo ringrazio, che è stato colui che mi ha fatto entrare in Poker Magia. E poi è stata la mia crescita. E poi vabbè. Questi qua sono stati i due coach principali sostanzialmente. Sì, spero di non aver dimenticato nessuno. E li ringrazio vivamente. Poi vabbè, ho preso un coach straniero nell'ultimo anno, però lì il rapporto con i coach stranieri è notevolmente diverso. Non si crea un rapporto, diciamo, di amicizia, ma è semplicemente un rapporto lavorativo. Diccelo dai, chi è il coach straniero. Si chiama Benny Civan. Non conosco lui. Credo Ben CP. No, BenCB purtroppo chiede 500 dollari l'ora, quindi è leggermente proibitivo. Ora, ho visto l'altro giorno, stanno facendo un bootcamp aperto a solamente 20 persone, in cui ci saranno credo 5 giorni di coaching intensivo insieme a lui. E Sì, l'ho visto. hai visto? Quello sarebbe bello. Se uno sapesse bene l'inglese, non è il mio caso purtroppo, nonostante viva Malta. Sarebbe interessante partecipare. Secondo te l'estate è un torneo secondo te l'estate in un torneo preflop nelle varie state come dovrebbero essere? E vabbè, questo qui Mammat troppi numeri, secondo me. Lupus. Conosci Lupus, no? Sì, l'ho conosciuto all'Ippo di Sanremo, quindi bravo ragazzo. Secondo te Chiabi dovrebbe intraprendere sul punto com un buon reg del punto it? Questa è una buona domanda. Sì, un'ottima domanda. Eppure, vedi, l'ho nominato Lupus Si è abbonato. e si è appena abbonato al canale. Basta nominarlo. Grande Lupus, grazie. Che abi? L'abi in realtà è soggettivo. Dipende da quanto uno è rollato, prima cosa, da quanto uno ha studiato. Sicuramente uno che ipotizziamo un regular bravo del punto it, quindi che giochi l'ABI massimo sul punto it, li consiglierei di partire, quindi si parla di ABI 50 sull'it, li consiglierei di partire da un ABI intorno anche lì al 50. Tanti hanno fatto l'errore, tanti italiani hanno fatto l'errore di passare dall'ABI massimo del punto it a un ABI molto alto del punto com, ABI 80, 100, e la maggior parte non si sono trovati bene. Perché sì, i tornei hanno dei garantiti grossissimi, no? Quindi uno pensa, se un 109 dollari ha un garantito di 300K, sarà un Sunday special, no? In realtà non è così. Come ho detto prima, il field, soprattutto in late, diventa molto più tosto. Siamo lì all'Hot 50, abbiamo boostato. C'è la possibilità di far rientro, peccato.
Ho uno spot interessante all'8:30. È sul video. È un resato suo in cui cecca la flop. Quando cecca la flop, ovviamente non ha mai asso asso, cioè mai no, però non dovrebbe mai avere asso asso KK. Però potrebbe avere qualche asso che pot controlla, tipo mani come asso 5 suited, asso jack suited, asso 9 suited, asso 8 suited. Comunque io per ora ho il nut e Lui ha aperto da decido. UTG e Sì, cerca anche. interessante. Ha checkato flop, ha checkato il turn. Allora, quando utilizza questa linea, io non penso abbia mai, mai, mai bluff. Mai. Quindi posso showare il mio dama jack perché mi aspetto di essere callato a frequenze molto, molto alte. Non c'è bisogno di trappare in questo spot. Aveva il range selectato, cioè avevamo individuato bene il range al flop Aveva perché. pot controllato e ha hitato turn. È anche bella la lettura che dice che non ha mai bluff e quindi sciovi per farti chiamare. E qui si vedono ragionamenti avanzati, ragazzi, se li sapete ascoltare. Quindi Lupus gli abbiamo risposto, no? Che Abi dovrebbe tenere un buon reg del punto it che vuole iniziare sul punto com. Quindi il tuo consiglio è di rimanere su un Abi non troppo alto. Non farsi prendere dall'emozione di giocare tornei con i garantiti enormi. Il primo errore che uno può fare sul punto com. Quindi rimanere umili, diciamo. Umili, piedi per terra e col tempo le cose arrivano se uno lavora. Ok. King, giochi meglio quando fai palestra perché il cervello ossigena meglio dopo il workout. Giochi meglio dopo che hai fatto palestra? Sì, abbiamo sì, detto prima sicuramente. Ok. La tua room preferita? Non ho room preferite. Sicuramente mi trovo bene a giocare su PokerStars, però. Ma Estinto Tahiti, quando ci fai il video su come funziona più Solver, non credo che lo farò. Qualche dettaglio qua e là, però insomma, queste qui sono strategie avanzate che non è che capisci a me, no? Ok. Sì, Le possiamo sicuramente. mettere su YouTube, diciamo. Ehi, ma Estinto chiari tanto. C'è gente che paga per imparare a usarla, infatti. King e anche molto. E soprattutto se lo usi male fai solo danni, vero anche questo? Di dove sei? Provincia di Torino. Tu non ti metti tra questi top? No, lui è umile. No, tra i nomi citati prima sicuramente li metto sopra di me. Bisogna essere obiettivi più che umili, cioè anche umili, però non mi farei problemi a dire, cioè, non mi faccio problemi a dire che mi sento più preparato di altri reg del punto it, però di quelli no. Notte vado a dormire, sono un reg e domani mi alzo alle 4 per 1.000 euro al mese. Buonanotte, Rocco. Python, che lavoro fai per la sera? Cazzaro. Riporti a casa le zoccole. Ciao Andrea, ciao Python. Ciao, bye. Cosa intendete nello specifico quando dite tenersi aggiornato? Qui si torna al livello di evoluzione del gioco. È semplice, le dinamiche in questo gioco, cioè gli studi vanno sempre più avanti e quindi le dinamiche cambiano. Per dire, il call da small blind 2 anni fa era visto come un'eresia, no? Il limp, dici? Ok, No, il flat su raise, quando c'è un raise. sì, ok. Tipo da bottone, Sì. small blind non si chiamava pochissimo, si tendeva a giocare o in 3-bet o in fold, Ok. pochissimo il tipo. Ora siamo all'opposto, su open di button c'è un range di flat corretto da small blind, poi ovviamente in base alle dinamiche eccetera, però di standard si flatta molto 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 di più da small blind. O per esempio lo small blind in generale, in realtà, lo small blind contro il button, contro l'hijack, contro il cutoff, contro l'hijack, si è modificato molto, no? Col passare del tempo. E queste sono cose che vengono fuori, diciamo, con lo studio sui solver, no? Sì, sui solver che. Sì. Sì,
solvere, cioè, studio che non ho fatto io, però tenersi aggiornato vuol dire magari prendere un coach che ha avuto la fortuna di studiare magari su questi solver avanzati, Ah, oppure vabbè, ci sono i solver a del lui è preflop proprio. che ti fanno queste. Ti fanno questi. Ti, insomma. Fanno capire queste strategie. Comunque, non è che sono. Hanno capito che dallo small blind comunque sono mani che hanno equity, giocate contro range wide di apertura appunto di bottone. E questa è la ragione per cui si sono ampliati i range di call dallo small blind. Ah, ok, sto rispondendo io. Vai, vai, vai. Vai te, vai te, No, figurati, rispondi, cioè, vai te. stavi dicendo le cose giuste, cioè. Poi se vogliamo entrare nel motivo No, tecnico, no, appunto, è no, più no, interessante. meglio di no, meglio di no. Stiamo sul tanto la risposta l'abbiamo data. Comunque sì, l'aggiornamento è questo. Diciamo che il gioco si sta evolvendo e cose che magari un anno fa non venivano fatte, ora si fanno e se te le capisci prima degli altri, probabilmente ti prendi un vantaggio rispetto agli altri che magari ci arriveranno perché a quel punto lì lo vedono fare a tutti e però chi continua a studiare ed evolversi dopo 6 mesi ha già capito un'altra cosa che gli altri capiranno e così via. La cosa interessante di giocare sul punto com è che confrontandoti con reg più preparati o gente che studia di più, spesso magari vedi delle dinamiche, vedi prima delle dinamiche che magari sul punto it ancora non sono arrivate. Sì. Jack7Suite mi chiede se sei al lipo. Ah, te lo chiedo anch'io se ci sei al lipo. No, lo salto. Salta. Veramente fare 2 mesi di Vegas mi ha stremato, Sei cioè spompato. non voglio giocare live almeno fino a ottobre-novembre. Il prossimo live che farò è il Battle of Malta, infatti ci potremo vedere lì. Ora cerco di shippare un tickettino anche per il Battle of Malta che mi manca. Però mi piacerebbe anche a me venire a farlo. Sì, è un torneo, è addirittura più profittevole dell'Ipo, pensa Sì? tu. Davvero? Dell'Ipo di quest'anno, cioè dell'Ipo di questa edizione che è solo 600.000 garantiti, sì, perché là fa 1 milione e passa di montepremi. È 1 milione garantito, farà 1 milione e 2, 1 milione Allora mi impegno via, nello ship del ticket. e 3. A Malta sei mai stato? Sì, sono stato tanti anni fa, tipo 2012, quando giocavo un pochino di più. E anche lì era torneo grossissimo. Non me lo ricordo a chi ho organizzato. C'era Melita Tognolo. Chi era? Melita Tognolo era la testimonial di Kerum ai tempi. Te la ricordi Melita Tognolo? No. Ti posso aiutare, cioè so chi è, ma non so, non mi ricordo assolutamente Beh, di chi comunque ci sono fosse. stato una volta a Malta, a Casino di Porto Maso. Non feci TM. Giusto puntualizzarlo. Kingre, che requisiti chiedi per il progetto? Forse è un progetto che hai parlato prima quando ho provato a riavviare la mia camera. Progetto di stacking Sì, è il coaching o progetto di di. stacking coaching, i requisiti. Sostanzialmente cerco ragazzi con un certo livello di gioco che reputo medio buono, cioè, perché comunque non stacco ragazzi ad ABI troppo basso, ma ad ABI medio, insomma, e quindi cerco ragazzi che abbiano già delle buone conoscenze, buone, insomma, conoscenze sufficienti, poi cerco di fargli fare il salto di qualità. Ok. Ecco, pensavo avessi una coach straniera. Magari ce l'avrà anche avuta una coach straniera in tutto quel tempo a Vegas. Si è fatto coachare da qualche straniera? Qualche volta. È importante anche quel tipo di coaching lì, perché comunque anche quello È come una aiuta. palestra. Esatto, di rilassare la mente. Ok, Lupus ti ringrazia per la risposta. Tahiti ha fatto la sub solo per il fluido. Vedrai che, ragazzi, questa volta Lupus al lipo facciamo faville. L'impatto sul punto com mi chiedono com'è stato per te. Ti sei trovato subito a tuo agio o ci hai messo un po' ad Veramente adattarti? duro, perché
Perché ti trovi in field dove ti mettono in difficoltà in spot in cui non sei mai stato in difficoltà. E quindi è molto duro. Ci vuole il tempo e la massa, ma a tuttora per dirti, dopo anni, comunque ogni volta che ho una late sul com, la vivo molto peggio rispetto a che avere una late sul lit. Quindi tutto più complicato lì, via. Non è nulla di insostenibile, però è più complicato. Bisogna adattarsi, ci vuole tempo. È anche quello il motivo per cui consiglio, se uno deve passare sul punto com o inizia a giocare punto com, partire da un ABA alto, e beh, può essere veramente drammatico. Anche per quello che devi adattarti, devi imparare nuove cose. Allora, io stavo cercando dove ho inficcato. Te intanto se c'hai una mano commenta, perché ora vedo che le domande non ce ne sono più tante. E ora se me te le faccio io, però io volevo cercare la mano che abbiamo postato su Instagram. E dove cazzo l'ho messa? Allora, l'ho messa nella cartella video, mi sembra. Sì, comunque quella mano, vabbè, ora ne parleremo. Va bene, vai, avvia Perché la registrazione. ho visto su Instagram Questa non è. tanti commenti, no? Sì, si sono Quindi, sbizzarriti. Tra l'altro altro. mi hanno anche bloccato le storie Instagram, cioè nel senso non mi fa più postare le storie o non so che cosa ho combinato. Vai, vai. Che ho visto alcuni commenti che ora non me li ricordo, nel senso che quella mano, vabbè, ora penso che la farai rivedere. Se la trovo. È una mano dove è molto oppo dependent. Sì, Quindi voi, infatti. non conoscendo l'oppo, i pareri che possono arrivare dall'esterno possono essere o del tutto sbagliati o del tutto corretti. Insomma, però l'oppo qua incide tutto. E l'oppo era appunto un giocatore occasionale che faceva tutto, tutto, tutto a caso. Ok, Perché quindi era un appunto maniac, via, standard, quindi. sì, un maniac. Ok. Quindi di standard quella mano non va giocata così, secondo me. Di standard bisogna tenere altre linee contro quel giocatore, secondo me si può giocare così. Se... Un bel rescoll. No, dove cacchio l'ho messa allora? Mai a postare? No. Sa che l'ho cancellata. Perché l'avevo editata fino al tarn. Vabbè, posso subito la link. Tanto la trovo su Boom, e non Ah ci sì, metto. giusto, vai, ce l'avevi su Boom. Allora, io avevo K-Dama. Sì, te avevi K-Dama. Non mi ricordo se è in Most View o Most Recent. K-Dama Off, sì, l'ho già trovata. Te la linko su Skype. Vai. Ok, la mettiamo qui, vediamo se si vede. Sì, la mano era questa qui. Gabriele apre da UTG. Non so se la vedete bene, è un po' piccola. Ma questo layout è flat lo small blind, giusto, sì. E flop è 5-9-10 rainbow. Gabriele va in continuation bet, tra l'altro la size la fai abbastanza corposa e lui tribetta, lui raise a flop 3 pair. No, nemmeno di 3 pair. Te fai 700, lui fa 1800, quindi 2 e mezzo pair.
flatti il flop, il suo rilancio con due over carry gutshot. Al turn esce un king che tira top pair. Lui continua l'aggressione facendo 2250 su un pot di 4550. Te chiami forte la tua top pair dell'eventuale redraw col gutshot. Al turn esce un set di fiori che chiude un eventuale draw runner-runner a fiori e lui shova 3700 su 9000. Te pensi e chiami. Ti dico, a mio modo di vedere, la linea sulla quale si può riflettere, cioè sulla quale si può discutere in realtà, è o il flop oppure il river. Il turn non si discute e quando ci betti il flop è ovviamente un bet call. Perché scelgo di cibettare questa texture e soprattutto questa size? Perché innanzitutto abbiamo un ottimo vantaggio di range in questo spot, date le posizioni, cioè il nostro range da under the gun ha delle mani che il range da small blind di questo nostro avversario lui non ha, per farti capire, proprio semplificando a livello base, asso asso, KK, dama dama, jack jack, sono mani che noi abbiamo nel nostro range di open, nel suo range di flat da small blind Non non ci dovrebbe sono. avere. Sicuramente dama dama più le tribetta, ma anche Jack Jack, un giocatore molto aggressivo, le va a tribettare. 10-10 può averla, ma neanche secondo me può averla a frequenza piena, perché Non ha... tutte le combo, sì, diciamo. 10-10 ogni tanto la può anche mixare per flop e la può tribettare, mentre noi 10-10 l'apriamo e ce l'abbiamo tutte. Per di più le doppie, sì, a livello di doppie abbiamo le stesse, perché abbiamo entrambi 10 e 9, 9-5, 10-5. Non le Noi flat la small non blind. l'abbiamo, ma lui neanche dovrebbe averle troppo spesso. Un'altra cosa importante è che i 10 che noi abbiamo nel nostro range sono tendenzialmente 10 con buoni kicker, cioè abbiamo i 10 migliori noi, li può avere anche lui, ma noi li abbiamo tutti. Asso 10, K10, Dama 10, Jack 10, cioè noi non abbiamo un 10 e 7 suited per dire che magari lui può avere. I 7 li abbiamo tutti perché 5-5, 9-9, 10-10 li abbiamo tutti, comunque abbiamo un buon vantaggio di range. Questo fa sì che secondo me è una buona texture da cibettare. Perché scelgo questa size? Perché tu immagina di avere non solo K dama in questo spot, ma il tuo range di value, no? Qua se tu hai asso asso per dire. È una texture che sai che potrebbe lui aver hittato decentemente, no? Potrebbe callarti spesso la prima street su questa texture, no? Quindi quando hai il tuo range di value in questo spot, asso asso, KK, dama dama, asso 10, vuoi selectare una size grossa per prendere maggiore value long term. Di conseguenza, anche col nostro semi bluff o bluff, andremo a cibettare la stessa size sostanzialmente. Quindi se qua con gli assi mi piace fare per dire due terzi piatto, con mani come dama jack, asso jack suited con backdoor, K dama, jack 8 suited se l'ho aperta, andrò a cibettare di conseguenza la stessa size. Poi, quando lui raisa questa size, abbiamo due overcard e gutshot. Un avversario aggressivo potrebbe raisare sia bluff che top pair di qualsiasi tipo, da 10-8 a asso 10 per dire. Quindi dobbiamo sempre callare la sua size di raise. Al turn, poi abbiamo la fortuna di improvare top pair. Quindi a questo punto non possiamo mai foldare, battiamo una porzione del suo range di value, battiamo tutto il suo bluff. E al river, ecco, ora arriviamo al river. Al river, ovviamente, le odds che abbiamo per callare sono molto favorevoli. Per di più, se ho l'informazione che questo mio avversario è un giocatore aggressivo, non possiamo mai foldare questa size. Il discorso è diverso se, per esempio, giochiamo con una deepness, con uno stack molto più profondo, che lui al river al posto di avere 3600 a 9000 che corrisponde a una PSB, a quel punto callare river contro questo avversario, in realtà contro un avversario maniac callare lo stesso, ma contro un avversario più sensato andrei a foldare river, perché è un brutto river. Chiude jack 8 suited, chiude dei backdoor flush che dovrebbero essere nel suo range di check raise, il K turn comunque chiude dama jack, che la bloccheriamo, ma la può avere. Però un conto è chiamare 3000, dobbiamo mettere 3600 per un piatto
di 16, un conto è mettere 9.000 per un piatto di 27. Le odds che abbiamo sono totalmente differenti. Esatto. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Ragazzi, analisi magistrale, ragazzi, questo qui valore puro, oro puro per chi, per i 95 che sono connessi. Quindi comunque lui chiama River e alla fine la lettura era dell'Oppo Maniac senza senso perché gira a 3-2. Quindi sì, in effetti purtroppo era una mano show e avrei dovuto darvi alcune info con le quali poi voi avreste dovuto prendere decisione perché comunque alcuni hanno scritto che è tutta Oppo, Oppo dependent e chiamo solo se maniac. Come la stessa cosa che hai detto te, no? Ah, sì, penso che la maggior parte degli spot, comunque, a meno che siano proprio cooler mani che tu non puoi, che sei al top del tuo range, insomma, cooler, tutte le mani sono molto top dependent nel poker, sia live che online. Certo. Ok, quindi abbiamo risposto anche alla mano che avevo messo come promo su Instagram nelle storie. Nel frattempo Gabriele è sempre dentro all'8:30 e ci sono alcune altre domande, mi sembra di vederle. Impotter.com. Io sono stata l'occasione di Dragonara a grindare le slot. Mamma, ti smetti di grindare le slot, ti fanno cagare, le slot si perde sempre. Merita sta con Wing. All'8:30, questa è una mano da fare solo call to fold su eventuale show di Carlotta. E mettiamo con una buona equity e per fortuna foldiamo. Tieni. Come ti si può contattare per candidarsi per il tuo progetto? Tramite Instagram o Facebook, insomma, mi trovate sotto Gabriele Re. Hanno iniziato a seguirti, è un follow. Sì, Alex Twitch, ciao e benvenuto. Ragazzi, mi scuso se io non ho salutato i nuovi follower di stasera e spero di aver salutato tutti i subbers che hanno fatto la sottoscrizione, se no lo rifarò poi. E grazie per essere presenti in 94 alle 2:30 di notte e grazie al supporto. E quindi vabbè, vi ringrazio in un unico colpo ora. Cane Lupo l'ho ringraziato, gli ho mandato anche un messaggio su Instagram per averlo ringraziato per l'hosting che ci ha fatto prima. Melita sta con Wing ed è figa, ok? No, è figa, l'ho aggiunto io però. Tahiti, belle le serate con gli ospiti, ma i loro tavoli non si riescono a seguire senza vedere le carte. Non puoi inquadrare i tuoi tavoli? Non ho capito. Le carte non le posso, cioè le può dire, ma non le può far vedere perché Poi bisognerebbe che. comunque c'è da dire che cioè, io le dico anche volentieri le carte, però non conviene dirle sempre in tutti gli spot, perché magari comunque uno vuole tenere per sé delle sue tendenze. Voglio dire, se io facessi una mano in cui faccio bet resto totalmente in bluff, no? Magari non voglio che la gente lo sappia o possa Vabbè, prendere. ma tanto farai bet resto totalmente in bluff, bilanciata con bet totalmente pieno. Quindi alla fine sarai bilanciata in tutte e due le situazioni. Credo, Si cerca di essere il più no? massimo. Io lo dico sempre, quando magari mi vedono fare una tribale del bluff, ma la volta dopo però ce l'ho. E poi in effetti di solito è così. Non si può sapere noi pokeristi che cosa ci inventiamo. Vabbè, Ruben, comunque tanto la serata è bella uguale. Lui mi sta facendo delle descrizioni delle mani che sono da Oscar, quindi. Ciao a tutti, mi collego solo. Parlate un po' di collusion multi-account, sempre se non l'avete già fatto. Che ne pensi di questo argomento scottante, Gabriele? E direi che è proprio scottante, hai scelto la parola corretta. Che dire? Purtroppo, sincero, non vedo metodi attualmente sul punto it per combatterla, nel senso che io ti parlo di quella di PokerStars, eh? Nel senso che comunque fino a che non bloccheranno i fondi, le cose non potranno cambiare. Sì, anche secondo me quella sarebbe la soluzione, che finché ti bannano l'account, uno se ne fa un altro a nome della nonna morta. Oh.
Infatti sul .com la collusion o comunque il multi-account è molto minore perché i rischi sono il prelievo, il blocco dei fondi. Quindi cioè, uno se vince un torneo poi gli fanno i controlli, perché ora tipo quando vinci un torneo grosso prima di prelevare ti effettuano proprio dei controlli specifici e quindi lì la situazione è differente. Comunque, anche, secondo me, anche il fatto che ci sono molti più streamer di poker ultimamente, no? E anche questo può essere un deterrente, perché comunque, cioè, se io mi accorgo che uno fa multi-account o collusion e è in streaming, perlomeno lo dico, poi. Ho uno spot al lot 30 e un limpato in cui checko flop e betto turn. In questo caso ho l'equity del gutshot, però quando lui checka back il flop il suo range è abbastanza cappato su poco value. Se questo tavolo lo faccio un po' più grosso, lo mettiamo giù magari, così lo vedono un po' meglio. Poi dico, parlano della collusion di Peoples e 888. Ti dico, su Peoples gioco pochissimo, gioco il torneo serale. Di solito il domenicale è sempre, il torneo serale ogni tanto. E non ti so dire molto come funziona Peoples, però ho letto appunto di collusion anche a tornei da buy-in più bassi, eccetera. Per quanto riguarda 888, ho notato a volte alcune cose strane, però non in modo eccessivo, insomma. Comunque anche io ragazzi, sinceramente io non è che mi sia accorto di un granché, cioè di robe strane. Per cui tutta sta collusion che vedete, non lo so se poi effettivamente c'è, mi trovo in fondo con gente che comunque conosco e so chi sono e sono giocatori che non credo che si abbassino a fare queste escamotage. Sicché cerchiamo di combatterla anche parlandone e magari segnalando le situazioni strane. Poi dopo starà alle poker room indagare appunto su. Sicuramente Starz lo fa alla grande. 888 non ne sono molto certo. Però sicuramente anche loro avranno un team che indaga su queste cose e chiude gli account qualora se ne Ti dico, accorgano. secondo me 888 è seconda dopo Stars su punto it come controlli. Sì? Bella cosa, allora, questo mi fa piacere sentire da te, che magari hai avuto anche contatti più ravvicinati, non so, con parti manageriali. No, parti manageriali no, però il fatto che si giocano determinati livelli tipo di cash game su 888, il 1000, il 500, sono livelli alti, no? Dove appunto il sito deve controllare maggiormente perché si spostano cifre di un certo tipo, quindi quello secondo me fa sì che il sito sia più controllato rispetto magari a Peoples dove il 1000 non esiste neanche più o comunque non parte mai e gli altri livelli pure alti non partono, eccetera. Quanto costa la vita a Malta e che bisogna giocare per poter vivere lì? Com'è la vita a Malta? È più cara o meno cara dell'Italia? Rispetto a da dove vengo, cioè un paesino in provincia di Torino, è un pelo più cara, perché comunque è un posto turistico, quindi i ristoranti possono permettersi di alzare un po' i prezzi, gli affitti, idem, eccetera. Se tu la paragoni a una vita, al costo della vita in una metropoli italiana, quindi che possa essere Milano, Roma, siamo più o meno simili. Per intenderci per vivere direi 1200, 1500, diciamo, 1500 euro. Una vita dignitosa. Ottimo. People in marcia. Che si commenta la mano. Bambaraglia. C'è una domanda fatta da Dodi, vabbè forse non saltiamo ne altre, magari ce ne sono altre prima, però. No, Vai, vai, rispondi a quella che ti piace, quelle altre te le faccio dopo, semmai. che più che altro vorrei che Dodi8910, che tra l'altro penso che ci conosciamo, specifichi meglio la sua domanda che non riesco a capirla. Chiedo a Gabri la frequenza di 4-bet con il button dalla sua range position. Che cazzo vuol dire?
Intanto non capisco la domanda, se riesce a La esprimere frequenza di Forbes con il bottom del tuo range. dalla sua range position verso sua range. Ma La sequenza, forse la frequenza di forbetti P contro i bui, posso immaginare questo, cioè forbet vicino al button con il vantaggio del button, insomma, non lo so se la può Dodi, scrivere. Dodi, riformula, riformula, riformula. Poi comunque mi sta domanda a fanta specifica, però. Sì, infatti. Domanda tecnica per King. Come mai quando gioco un torneo nella classifica top 10 del torneo c'è sempre un certo King Mave 911? È per caso un hacker? Questo ti conosce. Oh my god, God One. C'è la domanda sopra di King Ray che dice: come ti adatti live senza software di supporto? Ma i software di supporto sono un aiuto che uno può utilizzare online, ma non sono fondamentali, ok? Ci sono tanti top reg. I nomi che ti ho citato prima, alcuni non li usano, quelli nei top 3 di Malta per dire, non usano tutti i software di supporto. Quindi non è Ma essenziale. software di supporto, state parlando di tracker, quindi hold'em manager e poker tracker? Il software di supporto è quello e quindi non sono così essenziali. Intanto GL Lot 30 non sono così essenziali, sono utili se, soprattutto se non li sa utilizzare. Se uno non li sa utilizzare possono essere addirittura controproducenti. E appunto live uno non li ama, il gioco è sempre lo stesso, voglio dire, quindi Però live giochi un tavolo e quindi ti prendi. osservi, Esatto. sì, per dire le statistiche, magari ti dice il hold'em manager online, ti dice che quello è molto aggressivo. Live lo riconosci da come gioca, se uno è molto aggressivo. Lo vedi dalle frequenze che tiene, magari di apertura, di 3-bet, eccetera. Quindi live c'hai la possibilità di diciamo segnartene nella testa le sue frequenze e le sue action. Mentre magari online, se giochi su 14 tavoli, non è che ti puoi ricordare a memoria quello che fanno tutti. Quindi, diciamo, un breve sguardo al WPIP, preflop raise e 3-bet ti dà già un'idea di che tipo di gioco e di che tipo di giocatore c'hai davanti, in questo senso. Yes. C'è un'altra domanda. Quindi non cambierebbe nulla con la condivisa in quanto la legge, penso che si riferisca al multi-account e alla collusion. Non so come potrebbero cambiare le normative quando si giocherà, insomma, su una piattaforma che sarà europea. Non ho idea delle normative come possono cambiare. 1500 euro al mese a Milano vanno bene per dormire sulle panchine. Magari Torino è un po' più economica di Milano. Ah, sì, sicuramente. E invece prima un altro ragazzo, non mi ricordo chi, comunque ha fatto una domanda classica ma importante ai giorni nostri, è che cosa ne pensi della liquidità condivisa in Italia e se pensi che prima o poi questa benedetta liquidità condivisa arriverà anche da noi. Penso che sia essenziale perché il mercato italiano sta affrontando un momento di grande difficoltà. E l'amatore sostanzialmente si è stufato, secondo me, di giocare per garantiti che si stanno abbassando sempre di più, e il poter riconfrontarsi con giocatori stranieri con montepremi di un altro tipo sicuramente invoglierà anche i giocatori amatoriali a riprendere a giocare, perché comunque il divertimento aumenterebbe. Quindi io spero arrivi il prima possibile, E io anche. Quindi come tutti comunque. giocatori di poker. Esatto. Vuol dire con quante volte forbetti con Asso 5 versus Reg. Dodi the Phoenix. Dodia, Asso 5 suited, ovviamente non off. Hai selezionato la combo migliore, una delle combo migliori da mettere nel range di 4bet in tantissime dinamiche di 4bet bluff. Ovviamente poi dipende tanto da, per dire, se la 4bet deve essere fatta UTG contro 3bet di UTG1, oppure se è fatta in altre posizioni, per dire, ogni posizione ha le sue frequenze di 4bet per valore e di conseguenza devi adattare poi quelle di bluff. Cioè, se in uno spot puoi 4bettare per valore, per dire, il 3% di bluff, andrai a 4bettare
stando larghi l'1% e mezzo, voglio dire. Se tu invece in un altro spot forbetti per valore, perché magari sei, che ne so, bottone small blind, quindi puoi brocare un range più largo, forbetti per valore, che ne so, un 8%, a quel punto allargherai il tuo range di forbet bluff. Quindi, no, ho sbagliato. No, in realtà, ok, ci sta a foldare K8, avevo all'8 30. Non avevo visto che stavo spiegando il concetto e sono andato un po' in confusione nello spot. Che ti ho detto che è Comunque. difficile streamare e giocare. Quindi, quante volte forbetti ASSO 5 versus reg? Ti dico appunto che ASSO 5 suited è una delle mani migliori da forbettare, poi devi selezionare anche il reg, eccetera. Quindi non si può dire, il concetto è che non si può dare un numero specifico. Però hai selezionato una buona combo da forbettare in frequenza. Esatto, anche a me piace ASSO 5 suited. Quindi praticamente più è grande il tuo range di forbet for value e più combo di forbet in bluff in proporzione puoi aggiungere e viceversa. Puoi Yes. e dovresti, perché se no hai solamente range di forbet for value, che praticamente l'avversario lo sa che ti hai sempre il nuts quando forbetti. Invece lo dovete sempre lasciare nel dubbio che lui non deve mai sapere qual è la giocata giusta da fare, se no è tutto facile. Akrom, ciao e benvenuto nello stream. Dipende da OP. Sì, chiamo dell'AD. Penso che dica che sì, stiamo parlando dell'AD. Stavo parlando dell'altra sua domanda. Sì. Sì, è lo stesso, ma certe dinamiche se non hai info precise su OP come giochi. Perché Questa è una domanda interessante. Allora, se tu presupponi, innanzitutto devi già aver identificato se il tuo avversario presupponi che sia regular, quindi sensato, diciamo, oppure no. Ipotizziamo che il tuo avversario presupponi da come si muove, dalle movenze che ha al tavolo, dalle frequenze, dal dal fatto che timing. non limpa. Da tanti dettagli, sì, ipotizziamo che tu pensi che lui sia reg. A quel punto, se non hai info particolari sul fatto se sia agro o meno, cercherai di adattarti, cioè cercherai di giocare tra virgolette più GTO possibile, o comunque più bilanciato possibile. Non parliamo di GTO esagerato in alcuni contesti, soprattutto live, però più bilanciato possibile. Quindi, per dire, se ti fa uno spot e lui ti fa cbet flop, cbet turn all in river, ipotizziamo. Al river andrai ad analizzare il tuo range, andrai ad analizzare qual è il top del tuo range, e se ti trovi al top del tuo range, che magari in quello spot il top del tuo range è top pair kicker medio, per dire, ma se tu sai che quello è il top del tuo range e sai che il tuo avversario dovrebbe essere sensato, quindi dovrebbe essere un minimo bilanciato, avere anche del bluff river, andrai a difendere, si dice tecnicamente, difendere il top del tuo range. Mentre invece lo stesso spot, se tu hai l'informazione che magari il tuo avversario è un giocatore tight oppure un giocatore occasionale che non pensi possa bluffare quella dinamica, andrai a foldare anche il top del tuo range a volte. Quelli sono quelli che vengono chiamati fold esploitativi, cioè fold non standard, ma che servono a esploitare le tendenze del tuo avversario. Cioè, per dire, semplificando, se il tuo avversario non è bilanciato, tu al river non devi avere dei range bilanciati. Questo è il concetto base proprio. Quindi se arriva il tuo avversario ti fa pot e pot lo fa solamente per valore, te anche se hai una mano mega forte e infoldabile la foldi, exploitando il fatto che lui betta sempre per valore con quella size in quella dinamica. Sì, perfetto, hai capito benissimo, Andrea. Cioè, per E dire, questa cosa sul punto it succede anche spesso. a Las Vegas, che ho giocato tanto live, ho foldato uno spot second nut, che in vita mia online non l'ho mai praticamente mai foldato, second nut. Lì l'ho foldato perché mi aspettavo che con una giocata del genere il mio avversario non avesse mai bluff, insomma. Mai bluff e neanche non overplayasse mai mani peggiori del second nut, sostanzialmente, del terzo nut. E quindi si sente di foldare una mano che praticamente era infoldabile. E poi ha avuto Poi conferma di questa foldabilità.
Follo sei rimasto. A fine giornata, quando abbiamo imbustato, gli ho chiesto, gli ho posto la domanda e lui, senza che io gli avessi mostrato le mie carte, gli ho chiesto ma cosa avevi? Lui mi ha dichiarato di avere il NAT, però è stato dichiarato. Però di solito i giocatori occasionali a fine giornata, non durante la giornata, ma a fine Ok, ti dicono giornata, la verità. senti sì, di aver imbustato, non si sentono più in dovere di mascherare, diciamo, il loro gioco. Non sono regular che magari non vogliono mai regalare informazioni, per dire. E comunque penso che tu, Andre, potrai confermare live, tu se stai un'ora al tavolo live, soprattutto a un low buy-in, ti rendi conto, cioè le informazioni i tuoi avversari te le danno gratuitamente in Sì, modo... perché girano le carte, cioè, tante cose lo vedi, specialmente quando vedi, non lo so, l'imp da OTG, quando non è da limpare, insomma, si riconoscono. E sì, se stai attento, ovviamente, tanto di stare attento riesci a... Non che io sia un espertissimo di live, ma comunque me ne sono reso conto in quei pochi che ho fatto, che riesci ad ottenere informazioni. Ma sì, ma poi anche da come parlano, Sì, esatto. poi nello spot live veramente sono a volte face up, proprio nelle movenze, come si comportano durante la mano, in base a cosa fanno prima, per esempio, di callare, cosa fanno prima di rilanciarti, quante volte si riguardano le carte, vabbè, poi sono dettagli particolari, però live hai molte più informazioni, molte, molte. L'altro giorno un mio amico Franz Gin mi ha mandato una mano in cui c'è Jason Mercier che fa un call al river su uno shove di uno. C'aveva coppia di 5 lui, no? Non mi ricordo com'era il board. Però questo si alza, comincia a agitarsi, be beve, finisce la bottiglia, poi dopo ricomincia, cioè che era nervosissimo, no? Che si vedeva lontano un miglio che stava bluffando questo. E alla fine, beh, lui era giovane, Mercesco, gran call, grandi palle, però probabilmente se questo fosse stato fermo, immobile, magari sicuramente gli ha dato dei tell, via. E va bene, ora abbiamo la pausa se vuoi farla. Oh, se sei stanco e vuoi andare come preferisci, se no ti finisci sto torneino ormai. Abbiamo sempre 86 gladiatori che ci stanno seguendo, No, ma figurati, per me possiamo rimanere. eh. Beh, tanto c'è il fuso orario, sicché... Fino a che ho stot ho 30, fino a che è il tempo di vincere, insomma. E dai. Eccolo lì, hai visto? Hai visto? Tra l'altro ha salutato Harley. Ciao Harley, siamo al tavolo assieme all'8:30, credo. Grandissimo, grandissimo Harley che è un amico e è venuto anche a Viareggio a trovarmi lui. Anche il Mara 96, ciao. Corvis è pessimista, non ci sarà mai la condivisa, quindi è inutile anche farsi la domanda. Non disperare, Corvix. Sì, ma là giochi 20 all'ora dovresti giocare 100 per avere info. Vai. Abbiamo detto, King, se stessi attento, molte informazioni riesci a trovarle. Maresciallo, ciao Albertone, che è Harley. Comunque, si gioca più standard e meno esploitativo. Dove, Kingre? Si gioca più standard. Penso in uno spot quando non hai info, ovviamente quando non hai info non puoi, non Ah, hai le informazioni ok. per esploitare. Esatto, sì. Wally 8989. Quando su Twitch imita il grande Tahiti e faccio vedere il tuo poker, può far solo bene al poker italiano. In realtà mi ha sempre affascinato l'idea, però dal punto di vista proprio di tempo e andrei a sottrarre comunque troppo tempo al grinding Allo e studio. sì, attualmente non mi sento di farlo. Però sicuramente cioè, è una cosa super divertente, infatti ammiro te che lo fai. Cioè, è bellissimo. Il concetto è bellissimo. È una bella esperienza. Ovviamente la faccio per profitto, per cercare di affiancare un profitto al poker.
Però mi piace questa cosa, poi come la sto organizzando, di chiamarvi voi, praticamente darvi la parola, no? Perché comunque noi giocatori di poker alla fine siamo sempre chiusi in una nicchia, diciamo. Anche questa sarà una nicchia perché sicuramente ci guarderà gente a cui piace il poker, però non è che parli tanto, no? Che comunque ti metti disponibile a parlare e ti può guardare anche altra gente che magari è mezza interessata. No, mi sembra una cosa carina che facciamo esprimere il movimento. All'80 ho raisato questo giocatore che ho l'info che è un giocatore occasionale ha limpato. Io ho isolato 3 bui, asso K di quadri. Su questa texture penso che si possa mixare, ma preferisco checkare avendo comunque un buon showdown value. E soprattutto non voglio betfoldare la mia equity, ossia due overcard o backdoor flush. Quindi al turn, di conseguenza, se non betto il flop, non ha senso bettare il turn perché farei foldare il range che batto. E soprattutto sto rappresentando veramente poca roba. Mi piace sentirti parlare. E sull'8 river che paira, se checka, possiamo portare a showdown. Se betta, penso di callare, di rocallare. Però vediamo anche la size che fa. Ok, Mi ha sembra buono. checkato. Ora possiamo decidere se checkare back. O addirittura voglio bettare tipo un quarto piatto, un quinto piatto. Quindi pensi che ti Però chiama tipo un asso 10, una roba così? non ho bettato perché nel suo range può avere mani come, può avere del middle value che comunque non voglio bettare, tipo per dire 2-2, asso 3, asso 5, 5-4 off. Non è detto che te le bettino lì, 5-4S, voglio dire qualche 5X, insomma. Non è detto che te lo voglio betti il giocatore occasionale. E aveva dama alta, abbiamo ammonticchiato. Beh, andiamo a farci una pausettina e torniamo fra 5 minuti. Vai, Sì, vado a piarmi un gelato. a tra poco. Intanto buonanotte Joker.
Bentornato. Grazie. Ci sono un po' di domande interessanti. Bene. Allora, spostiamo questa. Oxide 988 chiede miglior poker room per chi è al primo anno di poker. Questa secondo me è una domanda che potessi rispondere meglio te, cioè nel senso tu hai, perché tu hai un'attitudine differente, perché io risponderei Poker Stars, no, per dire. Però anche le altre room hanno il loro perché. Io penso che ci sono tornei a bassi livelli con un field abbastanza morbido sia su 888 che l'automatica che GD Poker e probabilmente nel pomeriggio su Stars. Non so perché non ci gioco, ma presumo che ti devo rimettere in video perché ecco, è risparito. E quindi comunque all'inizio dovete giocare a livelli bassi, e a livelli bassi immagino che la scelta sia abbastanza valida ovunque. Ecco, io Peoples non mi piace tanto come room perché per varie ragioni, e poi comunque non mi piace il software. Io quando ci gioco vado sempre in sit-out, quindi ho smesso di giocarci perché tutte le volte foldo le Sì, mani condivido. che non si possono foldare e purtroppo non sento il suono, non lo so, vado in sit-out. Ma questo succede a tanti, perché l'ho già sentito dire a tanti. Però la cosa, a parte le poker room, che quelle che vi ho citato, penso che vadano benissimo. Tanto impegno, tanto studio, tanta volontà di miglioramento, tanta review con altre persone. Per esempio, una cosa che noto è che io ho aperto un canale Discord, dove mi sono messo a disposizione come review delle mani, però vedo che le mani in review sono veramente poche. Quindi non so se uno che si vuole intraprendere una, diciamo, una, non una carriera di poker, ma diciamo divertirsi giocando a poker e facendo anche un minimo di profitto, bisogna poi vedere se ha la reale volontà di approfondire, di studiare e spesso si sente dire, ma che c'è da studiare nel poker? E non ti puoi neanche mettere a spiegare che c'è da studiare nel poker perché o ci stai 14 ore per farglielo capire o non ce la vai a farglielo capire. Quindi dico, c'è tanto da studiare. E comunque, ripeto, la volontà è la vostra di un miglioramento continuo e ci sono veramente, c'è tanto da fare se volete migliorarvi. Sicuramente. Poi hanno chiesto cos'è la condivisa, un ragazzo che probabilmente non è super informato. Vabbè, penso che lo spiega meglio te, insomma, che sei un oratore migliore, io sono Allora, troppo tecnico. noi in Italia siamo obbligati per legge a giocare su room che hanno la licenza concessa dall'Associazione Monopoli di Stato, quindi room legale in Italia che hanno la licenza, e però noi italiani residenti in Italia possiamo giocare solamente contro altri giocatori italiani. Questo legalmente perché le room che hanno la concessione pagano le tasse, noi paghiamo le tasse perché noi ogni volta che ci iscriviamo a un torneo paghiamo le tasse. Preventivamente, se un torneo costa 100 euro, 90 vanno nel montepremi, 10 vanno in tasse. Un parte se le prende la poker room e parte vanno proprio allo Stato italiano. Quindi paghiamo preventivamente le tasse, sia che vinciamo sia che perdiamo. È tutto legale, tutto legalizzato. Però giochiamo solamente contro gli italiani. Ovviamente l'Italia è un paese piccolo. E che è successo? È successo che nel 2010, quando è nato il poker, c'è stato il boom. Quindi tutti giocavano a poker, tutti erano forti a poker. Poi dopo, probabilmente per sbagli di investimenti o semplicemente anche perché, secondo me, tante persone hanno capito che giocare a poker non è che i soldi vengono regalati e profitto lo fanno solamente in pochi e c'è da applicarsi, come dicevo prima. E allora l'italiano, che secondo me ha un po' un animo gambler, si butta su altri, perché comunque l'introito del gioco non è che sia diminuito. Però si è spostato su giochi dove è più, come dire, c'è meno abilità e c'è più azzardo, tipo casino, slot machine, robe del genere. Perché lì comunque vanno fuori, e anche le poker room stesse, si vede chiaramente che gli investimenti sul poker sono, ormai ridotti a zero. Tra l'altro, ora con questo decreto dignità,
non possono neanche più fare la pubblicità, quindi è ancora peggio. E quindi che succede? Il mercato si è ristretto. Andrea, ti interrompo un attimo con uno Vai. spot interessante all'8. Dove vado a sciovare 8-8. Innanzitutto lo faccio prima di andare sit out. Il motivo è che il limper, vabbè, ha un range totalmente random. L'unico che mi spaventava un po' era il cutoff, però comunque sta isolando da cutoff. E poi sciovo più volentieri perché George 81 in questo caso è dead money pura. Quindi in questo caso ci sono 3 bui e mezzo di dead money. Il limper e il flutter da button, quindi questo è quello il motivo che mi fa sciovare molto più serenamente. E poi in questo caso andremo a giocarci lo showdown Ma contro di che torneo stai parlando? lot 30. Minchia, l'hanno spostato di tavolo. Non me ne Comunque ero accorto. ho curato contro Buttafuoco, che vai capo, ma sono convinto che il mio show sia infinitamente positivo. Scusa per l'interruzione. No, scusa te che non c'è. Hai fatto una bella spiegazione, ma non c'avevi il tavolo a supportarti. E quindi tornando alla condivisa, la condivisa sarebbe la possibilità che per noi italiani di giocare contro francesi, portoghesi e spagnoli. E questa cosa è già avvenuta perché Francia, Spagna e Portogallo, appunto, hanno firmato un trattato in cui ognuno paga le tasse nel suo paese secondo le tabelle che si sono accordati per usare. E però il mercato si è allargato, quindi ci sono montepremi garantiti più grandi, più gente che gioca, probabilmente il mercato ha ripreso linfa, perché? Perché vedendo montepremi più grandi, più persone sono incentivate a giocare, a provare magari a shottare il torneone grosso, non che per forza non si deve rovinare a giocare a poker, perché uno a poker ci può giocare anche con 10 euro a sera, invece di andare al cinema fa la partitina a poker, sta 2 ore e mezzo a fare un torneo e si è divertito, come stai a 2 ore e mezzo a guardare un film, quindi non è che per forza è necessario che tutti gambli la vita. Tanto Gabriele Questo pusha. Non col collo non è è bellissimo. bellissimo il colla dietro. Vabbè, soprattutto perché ho una mano che potrebbe essere dominata. In realtà, quando col calla non dovrebbe mai avere asso K asso dama. Quindi il mio K dama, un pizzico di equity la dovrebbe Tutti neri ce l'hai. avere. No, off, però backdoor flush con la dama. Ecco. Ottima lettura, no, comunque asso K non dovrebbe mai col callare 6 bui, ma fare resto. Vabbè, GG. Andato. E quindi niente, tutti i giocatori di poker aspirano al fatto che venga introdotta anche in Italia questa liquidità condivisa in modo da riallargare il field e ridare linfa vitale al gioco del poker. E questa cosa peraltro era un progetto che è partito proprio dall'Italia e poi ovviamente l'Italia si è fatta superare come sempre facciamo. E quindi ragazzi siamo alla fine, vediamo se c'è qualche altra domanda, consigli per prima esperienza live per non farsi sgammare le Un consiglio che darei sicuramente è quello di vestirsi, tipo mettersi una felpa, un cappuccio, insomma, cercare di mascherare il collo collo, anche io me lo maschero. cercare di mascherare il collo, magari gli occhi, se uno vuole addirittura mettere gli occhiali, ma gli occhi sono meno indicativi, sicuramente la giugulare può dare qualche informazione e poi cercare di concentrarsi nelle mani. Di non fare nessun movimento particolare, cioè per dire quando non riguardare le carte, non fare nulla, bettare le chips, cioè prendere le chips senza fare troppi giri di parole, insomma, pensare prima di muovere il proprio corpo, insomma, prima uno deve puntare, decide, pensa alla size e poi prende le chips dell'importo che ha scelto, non è che inizia a prendere le chips, poi pensa alla size, poi fa l'importo e poi le mette. Che quello può dare informazioni, insomma. Cercare di limitare i movimenti, questo è. Coprirsi e limitare i movimenti. Non mostrate mai le vostre carte, mai, mai, mai. Ah sì, quello sicuramente. Qual era il senso di foldare una mano infoldabile? Acrom. Foldare una mano si dice infoldabile di solito quando una mano è talmente buona che
di solito foldarla in errore, perché di solito una mano infoldabile è una mano che, per dire, quando uno ha il second nut sarebbe il secondo punto migliore che puoi avere in quella mano. Quando ce l'hai vuol dire che perdi solo dal nut, cioè dal punto migliore. Quindi quando perdi solo dal punto migliore di solito non si può mai foldare, perché il tuo avversario di solito può avere comunque terzo nut, quarto nut, può avere bluff, insomma. Ci sono alcune mani, come abbiamo detto prima, dove magari presupponiamo che il nostro avversario invece giochi così solo il nut, cioè solo la mano migliore che si possa avere in quella mano. In quel caso vuol dire che tu qualsiasi mano tu abbia, che non sia il nut, vuol dire che stai sempre perdendo, secondo la tua intuizione ovviamente. Quindi a quel punto puoi foldare una mano che di solito non avresti mai foldato. Ottima, ottima spiegazione, Gabri, veramente. Dodi the Phoenix, poi spingiamo. Spero di essere più chiaro di prima. Siop gioca da middle position 1 con il 35% del suo range. E tu da cutoff con che percentuale del range entri nella mano? Ok, allora in questa mano innanzitutto c'è secondo me un errore, cioè il fatto che Dodi cioè, ha come pensiero che middle position 1 aprirà il 35% del range. Un Middle pochino position loose. 1 è troppo loose il 35% del range, ci saranno sicuramente dei giocatori che lo fanno, ma di standard. Non sono sicuro, non è regular. Comunque, di standard, da middle position 1 i giocatori aprono intorno al massimo al 25%, per dire. Già è Quindi, loose. che già è loose, sì, il 25%. Quindi, se tu mi chiedi se lui apre effettivamente il 35, ti dico che andremo a dare action da cutoff con circa un 20% del range. Però, il range che invece gioco o che consiglio di giocare da cutoff contro middle position 1 non è del 20%, cioè è più stretto del 20%, per dire, perché appunto middle position 1 assumiamo che andrà ad aprire circa un 22, 24, 25 al massimo. Quindi tu penso che da cutoff dovrai dare action con un 15-16% del range all'incirca. Poi ovviamente dipende anche lì da deepness. Se uno apre con 100 bui, il tuo range con 100 bui si può modificare. Se invece lo stack effettivo in gioco è 50 bui è già diverso, insomma. Comunque, domanda molto specifica, ti direi se apre il 35 intorno al 20, 20-22. Ottimo. Mara, Battle of Malta, cerco di venire così mi farebbe piacere incontrare anche Gabriele dal vivo. CCLOL, ciao, CCLOL è una ragazza, eh? Appurato che CCLOL è una ragazza, Sì, è stata... la conosco perché spesso sul canale di Caterina 99. Ah, ok. Ok, Dolly ti ha risposto, consigli per il live te l'ha dati prima. Wally, quando ti insultano in chat come reagisci sul .com e .eu ti capita di ricevere insulti? Questa è la mia domanda. Allora, una cosa bella del .com è che non esiste questo, cioè gli insulti sono veramente Tipici poco, italiani. poco, poco frequenti, sì. Siamo noi molto beceri da questo punto di vista, infatti anche per esempio sul punto S, dove giocano tanti spagnoli, tanti francesi, che sono molto simili a noi italiani, già là vedi di più le chat, vedi più messaggi in chat rispetto che quando giochi per esempio contro i brasiliani, voglio dire, o quando giochi contro i canadesi. Cioè quando giochi sul punto S è simile al punto IT. Scrivono ogni tanto, soprattutto i francesi si mettono a scrivere spesso. E come reagire? Come reagire? Semplicemente ignorandoli. Ignorandoli perché rispetto a un giocatore occasionale, noi sappiamo che magari una sculata, cioè quando magari le mettiamo con una percentuale maggiore di vincite e perdiamo, sappiamo che fa parte del gioco. E quindi dobbiamo anche, cioè, accettare il fatto che magari il giocatore occasionale non si è abituato, che magari sfoghi un po' la sua frustrazione, quindi quando mi scrivono in chat, per esempio, io non rispondo, voglio dire. Non rispondo, ma anche quando ti possono insultare sono cose che non ci devono toccare, ma come penso anche tu, Andre, quando quasi su Twitch, se qualcuno ti scrive qualche commento a caso, Ignoro. lo ignori, tanto. Sì, anche perché aggiungo io, è totalmente controproducente perché te stai giocando e hai bisogno di massima concentrazione. Se
Se te cominci a rispondere a quello che ti ha detto figlio di puttana, cioè veramente la perdi, quindi non ha senso, capito? È meglio ignorarlo, lasciarlo perire nella sua... Alcuni, Ignorante. sì, ignoranza, alcuni hanno questa pulsione di sfogarsi perché probabilmente sono un po' stressati o frustrati dalla vita e devono offendere qualcuno. Infatti io poi mi fanno, cioè provo tenerezza per queste Sì, persone addirittura. Quindi esatto, stesso feeling mio. mi dispiace per loro. Va bene, Gabri, guarda, io è stata una streaming fantastica. Mi spiace per l'inizio che è stato un pochino traumatico per me. Comunque alla fine ce l'abbiamo fatta, anche se abbiamo lavorato in questo layout un po' bruttino, ma insomma alla fine ti piaceva, quindi tutto bello black. Hai dato un valore enorme allo stream e un valore enorme a chi gli piace il poker e ci ha seguito fino ad ora. Tantissime informazioni, tantissimi consigli, ragazzi, veramente oro. Quindi Ti che dire, ringrazio. io, no, io ringrazio te e niente, tanto ci sentiamo e ci vediamo, siamo in contatto Va e bene, niente. è stato un piacere. Magari potremmo anche ripeterla questa serata che è stato Senti, piacevole. io quando ti vedo, magari a fine serata su un bel torneo, provo a scriverti un messaggino, se ti hai voglia torniamo e magari lo commentiamo insieme. Ok, va bene. Eh? Possiamo, sì, sentiamoci, insomma. Io ti scrivo e te mi dici se hai È voglia stato un o no. piacere. Saluto tutti i ragazzi che ci hanno fatto tutte queste mille domande, seguito, e ti auguro una buona notte. A presto. A presto, ciao Gabri, Grazie ancora. notte notte e grazie a te, ciao 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 ciao.